Amici di InterTV.it, cuori forti nerazzurri, bentornati da Michele Borrelli a Obiettivo Inter, bentornati naturalmente anche agli amici che ci seguono sul digitale terrestre, Caffè TV 24, come ogni giorno di pomeriggio, dalle 14 alle 14.30 la prima parte, dalle 15 alle 15.30 la seconda parte, bentornato, anche l'avete già visto a fianco a me, Massimiliano Marino, ciao Massimiliano. Buonasera Michele, buonasera a tutti i nostri amici. Sorridente per questo prefisso, ho detto ieri sera, per chi chiama fuori Milano, da fuori Milano. 0-2, l'Inter che non vinceva da quasi 20 anni a Napoli, quindi una prestazione, un primo tempo sofferto, un secondo tempo che abbiamo giustificato questa vittoria. Anche il primo tempo abbiamo tenuto più noi la palla, poi è vero che l'Inter non aveva tirato in porta, comunque vincere a Napoli quest'anno non c'era riuscito nessuno, solo due pareggi, anzi la Roma 0-0 e poi l'altro pareggio a inizio campionato 2-2, la Samp del vituperato Walter Zenga, che alla fine 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, adesso non è che stia andando benissimo. Tra l'altro parliamo della Samp, lo vedete inquadrato, mister Alessandro Scanziani, ciao Alessandro. Ciao, buonasera a tutti, meglio l'Inter. E bentornato, e l'avete già visto Enrico Giangreco, ciao Enrico, bentornato. Ciao, ciao Michele, saluti a tutti qui presenti in studio e anche agli amici, agli amici davanti al computer, al web, alla al smart TV, allo smartphone, assolutamente, al PC, eccetera, tutte le persone eccetera. Che ci seguono. Figli del digital ormai. Siamo ormai avanti, noi siamo nel futuro. L'assist per ricordare che c'è subito un piccolo cambiamento di programma nei prossimi giorni, perché di solito in questo gennaio, lunedì e venerdì, arrivavamo fino a mezzanotte, visto che sono ore caldissime per il mercato, in questa settimana anticipiamo di un giorno, quindi domani sera, giovedì, l'appuntamento anche con Interagire Speciale Mercato, quindi saremo in compagnia dalle 20.30 a mezzanotte per chi ci segue su intertv.it. grazie anche per il riscontro di messaggi WhatsApp e di visualizzazioni che ci state dando in questi giorni. Dicevamo, il mercato importantissimo, quello che sta succedendo, però purtroppo non vi possiamo dare la bella notizia, c'è la fumata bianca. Adesso magari qualcuno dice devi avere rispetto per quanto riguarda Guarin. Sì. Come Luis Adriano è tornato indietro, Guarin ancora non è partito. Magari Luis è tornato indietro perché Guarin partirà. Potrebbe essere così. Un'anticipazione ce l'aveva dato anche Ausilio dicendo: beh, come diceva Trapattoni, non diciamo gatto se non l'abbiamo nel sacco. Infatti, sì. Ieri proprio diceva Guarin: beh, dobbiamo attendere prima che le carte vengano firmate. E infatti, chiaro, secondo me, qualche soffiata sul caso Luis Adriano magari l'aveva già annunciato. Sì, anche se traspare ottimismo anche da parte di Ferrera, che è l'agente di Guarin. Quindi, lo storico agente di Guarin. Sì, quindi noi vi aggiorneremo. Poi Guarin è stato sul mercato praticamente sempre. Sì. Anche nella nostra sigla, vedete la protesta sotto la sede dell'Inter, era gennaio 2014, quando i tifosi dell'Inter si opposero allo scambio chissà se adesso gli stessi protesteranno, no stavolta diranno, invece l'accompagnano, lo accompagnano. Social, io sono lì per sostenere la cessione. For Guarin in China hanno scritto. Esatto, in noi vogliamo così bene a Guarin che lo vogliamo in China. Perché lo vogliamo non solo in quanto Guarini, in quanto sbloccherebbe il mercato. Esatto. Infatti ci sono trattative avviate e ritorna la Samp, vi aggiorno subito con le ultimissime. Questo pomeriggio si sono incontrati all'Hotel Gallia sia Ranocchia col suo procuratore, ma anche lo stesso Dodò. Ormai dovrebbe essere domani la giornata delle visite mediche dell'ufficialità del prestito alla Samp, quindi prestito secco per 6 mesi, perché per le cifre per cui è stato preso, dilazionato il pagamento di 9 milioni in 5 anni, non è un'operazione che può essere fatta in modo definitivo. Per ora è un prestito quello di Dodò. Di Marco anche verso l'Ascoli, quindi i tanti rossi che vediamo subito nella grafica del semaforo con il 4-2-3-1 vanno concretizzandosi come cessioni, così come quella di Ranocchia che continua a spingere per il Milan, perché resterebbe a Milano, resterebbe in un club comunque di nome. Vedremo come andrà a finire. Lo stesso Ranocchia oggi è già successo un certo Canuti. Sì. A un certo Canuti. Ranocchia, tra l'altro, che ha un contratto ancora lungo, ha parlato proprio stasera, tra un po' lo vedremo. Lui dice: ho firmato da poco, ma nel calcio tutto può succedere, calcio mercato, quindi vedremo i prossimi giorni decisivi. Avete visto anche Vidic in rosso, perché ormai c'è stata la risoluzione consensuale. Sono 9 milioni che l'Inter risparmia, al di là della buonuscita, che anche se fosse di un paio di milioni, comunque sempre un grande risparmio resta. E poi ci sono, vedete ancora Gnucuri in rosso verso il Genoa, bisogna vedere appunto il centrocampo in uscita come si svolgono le prossime operazioni. E naturalmente Guarin, attorno al quale gira tutto il mercato degli acquisti dell'Inter. Dalla Samp ci sono vari fronti, sia Soriano sia Eder, che non hanno negato che Milano è una bella città, che l'Inter sarebbe una bella
bella destinazione. Ecco, gli argomenti sono tanti, perché intanto l'Inter ha vinto il suo quarto di finale di Coppa Italia, raggiunge il Milan, così come l'Alessandria in semifinale, si gioca già la prossima settimana, 26 e 27 gennaio, dicevamo ieri sera, perché c'è Sanremo, lo sapevi Massimiliano? Ah no, questo perché si doveva giocare il 10 febbraio. Non guardo Sanremo ormai da diversi anni. Ma si doveva giocare il 10 febbraio, invece c'è Sanremo, quindi la Rai ha chiesto l'anticipo e l'ha ottenuto naturalmente, perché i diritti TV, attorno al quale anche lì gira un po' tutto. Perfetto, e quindi... beh, noi avendo solamente il campionato in Coppa Italia, beh, nella settimana del derby, il Milan giocherà il martedì e noi il mercoledì. Perfetto. Polemizziamo o passiamo avanti? No, no, passiamo avanti perché di polemiche ne abbiamo già abbastanza. Michele, tra l'altro volevo dirti che a proposito dell'affare Guarin, io direi che non dobbiamo farci confondere da quello che è accaduto a Luis Adriano, perché sappiamo che al Milan, con la cinesità, con tutto ciò che è China, hanno un po' dei problemi di gestione. Sono un po' allergici, hanno anche un po' di difficoltà nel chiudere. Tra l'altro continua la trattativa. Eh sì, continua da un tra le varie B, no? Sì, io me lo ricordo. B di Barbara, B di Berlusconi, B di Mr. B. Tra l'altro, B della B due volte per il Milan. Esatto, due volte, tante persone B davanti di Bacca, di Bertolacci. Tante persone davanti alla villa lì di Arcore ad attendere questa fumata bianca. Devo dire che è stata una straordinaria telenovela, tra l'altro perché ha prodotto i primi reality in questo paese, voglio dire, non c'è da scandalizzarsi, fa sì, parte. Sì. Lo pensavo proprio ieri, un ottimo format da poter proporre per il palinsesto del prossimo la anno, la B, se la capovolgete, è un po' simile al simbolo dell'infinito, quindi magari si protrarrà per esatto. sempre. Giusto, giusto. Il nostro creativo direttore è riuscito a individuare anche questo. Umanista di formazione. Ecco, per torniamo a noi perché appunto dicevo Napoli-Inter, ma anche le polemiche post partita, ne parleremo come normale anche questa sera. Però andando per ordine, affrontiamo prima l'argomento che diceva Massimiliano, cioè le parole di Ausilio ieri nel prepartita con il Napoli, per capire come si può sviluppare l'Inter, perché poi possiamo collegare quello che dice Ausilio, che secondo me è soprattutto un passaggio è molto molto interessante, è passato quasi inosservato qui tra le polemiche delle ultime ore, a proposito di quello che ci è stato sempre più a cuore qui a intertv.it dall'inizio dell'anno, e c'è la famosa quadratura del cerchio. Come deve giocare l'Inter? Perché siamo a metà stagione e sta ancora oscillando il mister per vari varie problematiche, caratteristiche dei giocatori, tra diverse soluzioni che però si stanno restringendo a un paio. Adesso si potrebbe veramente con queste mosse di mercato prendere o l'una strada o comunque l'altra, come quella di base. Cosa ha detto Ausilio? Andiamo a vedere nel nostro titolo. Noi diciamo per Guarin c'è una trattativa, ma finché non ci sono documenti firmati non si può parlare di operazione conclusa, e questo lo mettiamo grande nel titolo per ricordarlo. Per quanto riguarda Soriano, oltre a dire che trattare con Ferrero non è facile, andiamo a vedere qual è il punto su quello che dicevo della questione tattico, della questione rinforzarsi in un modo o nell'altro. Allora, i nostri giocatori in rosa possono competere per le più alte posizioni. All'Inter si fa di tutto per tornare in Champions. Stiamo rispettando i programmi con i giocatori sul mercato, poi siamo attivi sul mercato e valutiamo le situazioni. Se ci sarà la necessità, troveremo la soluzione migliore. I nomi spesso sono giusti, questi sono credibili, quindi Eder e Soriano, perché sono ottimi giocatori, ma non è detto che siano quelli giusti. Io ieri sera facevo riferimento agli acquisti dell'Inter, non so, Brozovic o lo stesso Kovacic, chi li citava accostati all'Inter negli scorsi gennai? Nessuno. Quasi nessuno. Più facile un centrocampista in arrivo? Per sostituire Guarin punteremo su un giocatore importante, come ha detto Mancini, non giovani, non giocatori che si devono adattare. Beh, non... io credo che sia giusto, guarda Michele, permettimi questo intramezzo, sai, no, anche per il ruolo, perché a gennaio Alessandro può sostenere questa tesi. Chiaramente una società va sempre su giocatori, diciamo così, rodati o di una certa caratura. Spesso non è stato così nel passato. Ma questo è un errore. Prendiamo già ad esempio lo stesso Torino. Giustamente ha fatto una mossa puntando forte su Immobile, cioè su un giocatore che già conosce il campionato italiano, sì, bypassando l'ipotesi Kramaric, ad esempio, con giocatori di ottima... Che tra l'altro è ufficiale, è andato all'Offenheim, è stato ceduto all'Offenheim, proprio perché? Perché un giocatore comunque, quando arriva nel campionato italiano, soprattutto se non lo ha già bazzicato, ci vogliono quel mese, quei due mesi... E lo dimostra quando Biaghi ancora non si è abituato. Perfetto, tenendo conto che siamo a 4 mesi dalla fine del campionato, ecco perché trovano uno spunto importante. Interessante. Queste parole. Perché qual è il punto a cui poi alla fine volevo arrivare, rivedendo anche le grafiche, partendo dalle parole di Ausilio? Potrebbe anche essere, cioè il sostituto di Guarin, parliamo sempre di un'operazione che però non si è conclusa, di cui vi aggiorneremo nelle prossime ore, potrebbe anche essere un attaccante esterno.
non un centrocampista, è un giocatore importante. Del resto ne giocano tanti di attaccanti all'Inter. Non ho escluso altre situazioni, il mercato che seguiamo è globale. Si parla naturalmente anche della possibilità di fare un'offerta alla Samp inserendo magari Ranocchia in prestito. Abbiamo detto lo stesso Dodò, di un pagamento dilazionato per almeno uno dei due, cioè Soriano ed Er, per provare con una cifra complessiva di 25 milioni a girare i soldi che arriverebbero per Guarin alla Samp, anzi, più poi finire il pagamento, non so, con l'obbligo di riscatto a un anno e mezzo, a due anni. Vediamo se si riesce a trovare una soluzione, altrimenti un solo giocatore se parte Guarin, che però, dice Ausilio, non è detto che sia il centrocampista, ma può essere l'attaccante. Sulle caratteristiche ci prendiamo qualche giorno, ha detto Ausilio, perché Guarin non è ancora ceduto, appunto, e per Soriano bisogna trattare con Ferrero, non è mai facile, quindi devo pensare anche ad altre soluzioni. Vediamo la famosa grafica del semaforo con tutti e 27 ormai giocatori dell'Inter, perché Vidic ormai non è più un giocatore dell'Inter, ufficialmente c'è stata la risoluzione, col 4-2-3-1, cioè come ha giocato l'Inter a Napoli, tra l'altro noi lo diciamo da più di un mese, anzi direi un mese e mezzo, Ljajic trequartista e finalmente dopo Inter Paris Saint Germain l'abbiamo visto anche in campo, un Inter con Ljajic trequartista, l'unico giocatore, l'aveva detto anche in tempi non sospetti Silvigno un paio di mesi fa, che può fare quel ruolo, dopo che abbiamo detto che Jovetic ormai si propone come attaccante, Biabiani e Perisic larghi, quindi in questo caso prevarrebbe nella riflessione che Ausilio dice con l'allenatore l'acquisto in avanti, no, un attaccante che può fare anche l'esterno. Nell'altra rosa, che noi schieriamo con il 4-3-3, l'andiamo a vedere, se parte Guarin dovrebbe arrivare, se questo vuole essere la base, un centrocampista, altrimenti fuori Guarin, fuori Gnucurire a stare in 4 e la coperta inizierebbe a diventare corta. In questo caso non c'è il trequartista ma due esterni, quindi si gioca leggermente in modo diverso. Se vi dessero la possibilità di scegliere solo uno tra Eder e Soriano, anche come identikit, facciamo che non siano proprio Eder e Soriano, voi andreste sul 4-2-3-1 e prendereste Eder perché, come dice Mancini, l'esigenza è anche un altro oltre ai Cardi che va in doppia cifra e l'Inter oggi non ce l'ha? Oppure Soriano, classe 91, portiamo un centrocampista di qualità per aumentare il tasso tecnico al centrocampo? Come vi orientereste? Guarda Michele, io devo dirti che sento la mancanza di un centrocampista di qualità, ma di un centrocampista centrale in grado di fare il playmaker avendo dei piedi buoni e quindi con caratteristiche, quindi né Soriano né Eder, e quindi diciamo né Medel, ma anche né Medel né nemmeno, forse Gnucurì è l'unico che ha quelle caratteristiche, probabilmente, ma non ha quella personalità, è l'unico di quei calciatori che l'Inter ha ad avere quelle caratteristiche, però non è ancora pronto per giocare nell'Inter, perché poi una delle cose che ribadisco sempre, una storia è giocare nell'Inter, nella Juve, nel Milan, un'altra storia è giocare negli altri club, per cui quando mi dicono quello è fortissimo, sì, anche se con la Roma e col Milan l'anno scorso fece due belle partite, sì, no, sicuramente, sicuramente, però voglio dirti, farlo giocare titolare in questa fase è un po' difficile da immaginarsi, è un rischio più che altro, allora sì, è un forte rischio. Ti dirò che però, tenuto conto di questa mia preferenza, se io devo scegliere tra le alternative che tu proponi, beh, io credo che allora abbracciare fino in fondo le convinzioni, le certezze del nostro allenatore sia necessario, per cui io prenderei Eder, perché se Mancini sente come significativa questa priorità, io voglio affidarmi a Mancini fino in fondo, perché Mancini quest'anno mi ha fatto stare, io lo ricordo sempre come un mantra, per 20 giornate tra le prime tre posizioni di questo campionato senza mai scendere dalla terza, e quindi io voglio dare fiducia fino in fondo al mio allenatore. Alessandro, è una questione che lascia un po' il tempo che trova, di numeri oppure sostanziale? Cioè giocare in un modo a livello proprio di spartito, di base, perché poi le grandi squadre le ricordiamo tutte, almeno come base, come giocavano, con le loro varianti. Invece quest'Inter oscilla, come ha detto spesso Mancini, lo disse già in tempi non sospetti, proprio dopo Sampdoria-Inter, in cui nel secondo tempo, con l'ingresso di Biabiani, passò dal 4-3-3 al 4-2-3-1, o meglio, lì giocavamo ancora con il rombo, con Brozovic o Perisic, abbastanza fuori ruolo, trequartisti. Lui appunto disse, o Biabiani recupera, perché altrimenti non abbiamo un'ala destra, e oggi ha recuperato, e poi si è aggiunto il problema di Jovetic, che non era, si è dimostrato non essere il classico trequartista. Adesso con Ljajic che è in forma, che ha dimostrato anche di poter fare forse bene quella doppia fase anche di difesa, ieri l'Inter non è mai andata in difficoltà anche mai contro i tre centrocampisti del Napoli, potrebbe essere che abbiamo trovato il trequartista, no, in casa, quindi si può andare verso il 4-2-3-1. Tu non ne faresti una questione di modulo? Chi sceglieresti tra il centrocampista e l'attaccante? No, io non sai che non faccio mai una questione di moduli, perché è una delle caratteristiche che servono per giocare a calcio, ma non è sicuramente quella l'unica. Ecco. In questo momento io penso che
per essere ancora più competitivi o mantenere questa posizione in classifica serva qualcuno che dia una grossa mano ai Cardi in fase realizzativa, perché le altre due punte o mezze punte che dir si voglia, quanti gol ha fatto gli Aic? Gli Aic 2, Perisic 2, Biabiani 2, Jovetic 4. Sono troppo pochi, almeno un altro che va almeno in doppia cifra ci vuole. Mancini diceva inizio anno, ma anche l'ha ripetuto ultimamente, Icardi dai 15 ai 20, Jovetic dai 10 ai 15, o almeno qui, però Jovetic... 15, ma non credo che riesca a fare no, 10 ai 15, e quindi no. Sarei più propenso per uno come Der, che è già 9 in 20 partite, poi dopo si è fatto male... In questo momento non sta neanche a pensare. Quel meccanismo lo metti più esterno o più insieme ai Cardi, seconda punta? Lui, dietro i Cardi? Lui alla Samp ha fatto l'esterno di sinistra, no? Sì. E dove c'è Perisic però. Perché, fino a un 4-3-3. Perché rientra e va più alla conclusione. No, anche il 4-2-3-1 lo sì, può fare. Però non so... Però Perisic ci può giocare a destra. Anche a destra, anche Perisic destra. È bravissimo. Se gioca a destra allora andrebbe benissimo. Anche perché in mezzo al campo quattro giocatori già ci sono, anche sì. al di là di... Però se giochiamo a 3-4 non sono pochi, se giocassimo sempre con i... come il Napoli, per dire, il Napoli ha se, anche... Se giochi no. contro... lì allora devi capire qual è l'allenatore, devi capire per questo dico che non qual è proprio... la soluzione migliore per la sua squadra, per il suo gruppo, stabilire... Cioè, le grandi squadre in generale sono quelle che impongono il loro gioco. Sì. Magari... anche di rimessa, per l'amor di Dio, non è che bisogna per forza andare ad attaccare tipo Real tipo il Napoli o Barcellona, anche... però fanno andare le cose come loro decidono. Ecco, si può giocare anche, tieni tu la come ha fatto ieri l'Inter, io mi chiudo e come ha fatto con la Roma, sì, con la Roma, esatto, quella è la partita, mi chiudo e poi riparto. Però noi ieri abbiamo tenuto la palla, sì, no, anche nella metà campo del Napoli. A me l'Inter sì, è stato un atteggiamento molto guardingo, però, soprattutto nel primo tempo, un atteggiamento attento con Napoli, così sennò tanti saluti. Non è stata una, io secondo me non il problema è capire se fai questo tipo di atteggiamento perché è una tua scelta o perché gli altri ti obbligano a se gli altri c'hanno sempre, cioè tu giochi con la Fiorentina, la palla ce l'hanno quasi sempre loro, adagio adagio non riesci a prendergliela là e adagio adagio devi ritornare nella tua metà campo, certo. No? Sì certo, però anche invece ci sono alcune squadre che persa palla ritornano subito alla propria metà campo e ti aspettano lì, chiudono gli spazi. E quando ti conquistano la palla sulla tre quarti... Ma vi volevo anche chiedere, anche sentire Massimiliano... E poi fare un pronostico, perché è un pronostico per le prossime quattro partite che noi faremo prima... Mancini, non a caso... No, ci tengo a farlo prima della Fiorentina. Ha parlato spesso di squadre più attrezzate dell'Inter, però guarda caso dopo il pareggio a Bergamo, quindi nel peggior momento per l'Inter, cioè in cui è scalato al terzo posto, ha detto al contrario, un po' come era l'anno scorso in un ambiente depresso, ha detto no, bastano quattro vittorie consecutive come l'ha fatto il Napoli, eccolo. Aggiungo io, per essere di nuovo in testa, quelle. Cioè vedendo... Quelle che prevedo davanti, quelle che prevedo, e lo dico qui incrociando, tanto mi sono già esposto al girone d'andata. diciamo che feci un pronostico di 5 vittorie e mi andò bene, la sesta purtroppo mi mancò contro la Fiorentina. Prevedo 4 vittorie nelle prossime 4 partite e poi giocheremo a Firenze con la testa più leggera. E sono certo che sarà una partita diversa da quella dell'andata. Ricordiamo il calendario: l'Inter giocherà con il Carpi alle 3 domenica, poi c'è la partita di Coppa Italia. Il mercoledì vedremo tra poco tra Inter o Juventus o Lazio. Nel caso in cui c'è la Juventus c'è il ritorno in casa. L'unica certezza che abbiamo è che il Milan si incontrerà in finale. Solo in finale. Oppure Alessandria, i grigi, attenzione. Sì, Alessandria è con il grande Angelo Adamo Gregucci. E poi c'è appunto il derby, il turno infrasettimanale col Chievo e prima della Fiorentina ancora la trasferta di Verona con l'Hellas Verona. Massimiliano, tra Napoli-Inter di campionato... e Napoli-Inter di Coppa Italia dal 30 novembre al 19 di gennaio, al di là delle scelte di Sarri che ha schierato un Napoli con 5-6 non titolari, esatto, io credo che però non sia stato sottolineato affatto, non l'ho letto da nessuna parte, che è stato praticamente, cioè abbiamo visto il processo di crescita tattico dell'Inter, cioè lì un Inter che diceva affronta una squadra più forte e quindi faccio la partita sul Napoli, ieri no.
Ieri l'Inter, Mancini ha fatto una formazione, si è preso dei rischi, la palla l'ha avuta l'Inter e la partita l'ha fatta l'Inter con i suoi limiti, senza tirare in porta per esempio nel primo tempo. Però se giochi con il 4-2-3-1 e non ti riesce quello che vuoi fare, a centrocampo rischi di fare la fine che hai fatto con la Lazio, e secondo me non abbiamo fatto la fine che abbiamo fatto con la Lazio perché c'erano due giocatori di cui uno dei due era un centrocampista aggiunto e non come quando giochiamo spesso con Icardi e Jovetic che nessuno dei due fa il centrocampista. Ieri si è avuto la prova proprio di un Mancini che sulla stregua di quello che era successo nella partita di campionato ha letto la partita e quindi ha organizzato la squadra, ha messo giù un insieme di squadra che potesse quindi reggere il confronto con il Napoli, quindi tenere palla, addormentare in alcuni frangenti anche la partita, aspettando la squadra. Sai che solo una volta era successo quest'anno che il Napoli non avesse più possesso palla dell'avversario, con la Fiorentina, guarda caso, che è un'altra squadra che per caratteristiche però la devi avere questa capacità, cioè se l'Inter non l'avesse vuol dire che anche se il Napoli può schierare in Europa League, il Napoli ha fatto 4-5 gol a partita e quindi anzi si è sempre detto il Napoli chi gioca bene perché comunque ha una idea di gioco. Prima di continuare a parlare di questo, poi naturalmente Ranocchia, il mercato, Napoli-Inter, ma anche il post partita ne parleremo naturalmente perché è impossibile non parlarne, abbiamo già cominciato a farlo ieri sera. Telefonata da casa e poi messaggi WhatsApp. Pronto? Pronto, ciao Roberto di Bergamo, saluto Michele, saluto gli ospiti. Ciao, ciao Roberto, chiedo alla regia se può alzare un attimo il volume perché ti sentiamo un po' basso. Sì, alzo la voce. Vai. Ascolta, ho visto la partita ieri, mi è piaciuta. Il modulo a 4 in difesa, sai che io prediligo la difesa a 3, ma anche perché Telles e Nagatomo hanno giocato più avanti ieri sera. Mi è piaciuto Liai, mi è piaciuto Jovetic, soprattutto il secondo gol quando Jovetic ha lanciato Liai in profondità, è stato un bellissimo gol. Sì, tra l'altro un Biabiani che nonostante avesse speso tantissimo, ci hanno fatto notare sulla nostra pagina Facebook, ha fatto uno scatto da centometrista degno di Carl Lewis, davvero è arrivato praticamente. Liai ha dimostrato un po' come ha fatto con la Serbia anche in Albania, che anche al 90esimo corre fino alla fine, ha fatto con la Roma, un giocatore davvero che io credo si possa dire si sta consacrando come un giocatore da grande squadra. Sì. E anche Liaic ha sempre chiesto di giocare nel suo ruolo preferito, cioè trequartista, poi si è adattato a fare l'ala tante volte anche nel passato. Io credo che è un giocatore che può crescere ancora e può diventare titolare di un Inter anche che lotta per i vertici. Non so che ne pensi di Liaic. Sì, di Aix mi ha sorpreso. Io avevo messo la mia formazione il giorno prima, non so se ti ricordi, sì. E Mancini mi aveva accontentato per 4/11. Ah, solo 4? Cioè, praticamente aveva messo, che avevo detto io, Juan Jesus, Condoglian, Jovetic e Aix. Ah, tu non l'avevi messo. Vabbè, insomma, 4/11. Invece sulla questione acquisto, tu preferiresti Soriano o Eder se si dovesse scegliere? Eder e Belotti. Ah, tu vai sull'attaccante. Sì, Belotti, bravo il Gallo. Il Gallo è ottimo, hai ragione Roberto, ottimo però giocatore. Però non è il classico attaccante Roberto che Mancini, abbiamo detto attaccanti di più di movimento, che possono fare anche la seconda punta, l'esterno. Belotti invece è più un vice Icardi. No, può fare anche Belotti, può fare il centravanti, che l'ala. Però non con le caratteristiche fantasiste. Magari con fare un tridente, gli Aix alla destra, Icardi centravanti e Belotti alla sinistra. Proprio tridente d'attacco. Perché Belotti... Sì, però è più fantacalcio, Roberto, perché Belotti non è nel mirino dell'Inter, quindi sì, è un buon giocatore, però... Lo può diventare, guarda che... Sì, no, però mi interessava parlare di quello che può succedere in questi giorni, capito? Per quello dicevo, Eder se ne parla, Belotti è impossibile, anzi del Torino si parla di Quagliarella, è solo che Cairo, se continua a dire che ha un prezzo, eccetera, eccetera, classe 83, un anno e mezzo dalla scadenza, non arriva nemmeno Quagliarella. Grazie Roberto! Prego, ciao. Ciao, ciao. Grazie, finalmente Roberto. Vi vedo in streaming, buona serata a tutti, grazie anche se non ti... firmi, buonasera, io prenderei sia Eder che Soriano, serve un attaccante e un centrocampista, grazie forza Inter, vabbè, ecco sì, anche io prenderei anche un terzo, perché no.
E tu dicevi Massimiliano, ma cioè, no, no, io sposo, non ti piace? No, no, io non è che non mi piace Soriano, un ottimo giocatore, uno, tra l'altro giovane, sì, di prospettiva, ma secondo me io sposo la teoria dei nostri ospiti, soprattutto per il fatto che secondo me a centrocampo serve un altro tipo di giocatore, non che Soriano non sia bravo, cioè un giocatore che abbia le capacità di dettare i ritmi della squadra, che riesca a tracciare delle linee sul campo, ecco, quello che fa correre un po' la palla, in sostanza. Però Soriano oggi io credo non lo che... vedo un giocatore dai piedi che può far ripartire l'azione, più un giocatore, no, di inserimento, più un giocatore... Però l'Inter è giocatore di inserimento, se togliamo Condoglia, che credo abbiamo visto, cioè uno solo Brozovic. Allora se vuoi giocare con il centrale e due di inserimento, non abbiamo giocatore di inserimento e non abbiamo registi, no. Per questo l'Inter si dice gioca non benissimo, perché ha dei centrocampisti che hanno quelle caratteristiche, sì. Medel, Melo, Guarin un po' così anarchico, infatti, da qualche parte bisognava partire. Lo so, hanno cercato di fare un lavoro. Stai pensando a Kovacic. Caspita. Vabbè, però Kovacic ti ha fatto... No, ma io su quello sono pure d'accordo. Portare... Io Kovacic non l'avrei ceduto. Lo so, però le risorse che ti ha fatto portare in casa Kovacic, sì, chi te le poteva far guadagnare? Forse solo Icardi, vendendo Icardi. Sì, perché molti interisti fanno l'equazione con Dobbia, dice che Dobbia non sta rendendo al massimo. Però quanti ne abbiamo in rosa? 27 adesso. 27. Io direi che per fare solo il campionato ne potevano anche bastare 21-22. Perfetto. E quindi cedendo nel centro, solo risparmiando gli stipendi. Alessandro, è giusto il tuo discorso, però cedere, per esempio Mancini ha detto anche in queste ore dopo l'ultima partita, non col Napoli ma prima, che non era andata benissimo, sembra abbia ripetuto ancora una volta alla squadra il discorso: voi siete il mio gruppo, io voglio finire con voi il campionato, se qualcuno mi chiede di andare via perché vuole giocare di più, va bene, però a me io vorrei che tutti insieme, come abbiamo iniziato, finiamo anche per motivarli. Questo mi sembra un ragionamento giusto. Però se Santò non vuole andare via, Montoya se io con la mia squadra faccio questo discorso, anche per fargli capire che per me sono importanti, certo, è giusto, come perché no. Ovvio. Se però dopo vado al direttore e gli dico: senti, guarda che 4 o 5 possono anche andare via, vieni tu di convincerli. Però il giocatore, per esempio Guarin stesso che ha giocato con l'Atalanta, o Montoya che ha giocato le ultime 3, non capisco perché abbia giocato con l'Atalanta, sinceramente, perché tra l'altro non l'ha mai presa, perché lui ha detto che in settimana l'aveva visto fisicamente bene, siccome con Dobby e Brozovic poi con Sassuolo in casa non Guarin avevano fatto così, bene. Ha provato almeno a cambiare qualcosa. No, Guarin ti illude dal punto di vista fisico, lo sappiamo. Allora un allenatore ha bisogno il più possibile, quando parla con i suoi collaboratori, sì, e di avere il quadro, che squadra fai oggi, chi pensi di far giocare domani, 1, 2, 3, ha bisogno di certezze. Invece nell'Inter ce ne sono 2, 3 giocatori che, se il tuo collaboratore ti dice: ma di questo sei sicuro? Che Dio me la mandi buona, ti dice. Perché non, di Guarin, prima di cominciare la partita, sei sicuro che ti faccia una grande prestazione? No, diciamo anche che se Medel tutta settimana, quello costante. Medel, sai da che cosa ti puoi Miranda, Andanovic, Murillo. No, però parlavamo di centrocampo. Come giocatori. Ce ne sono. Miranda fa andare bene anche Gioangesi. Però la qualità del gioco è, perché parliamo di quel reparto nevralgico. No, ma io dico: ci sono 5 giocatori che tu vai sul sicuro. Poi possono anche sbagliare la partita. Come Andanovic con la Fiorentina. Però ne sbagliano uno. O anche come Murillo. No? Poi ce ne sono invece altri che quando li metti in campo dici: spero. Ti giochi il segno della croce. Siamo già alla fine del problema per un allenatore. Siamo già alla fine della prima parte. Naturalmente approfondiamo tutti i discorsi nella seconda. Prima un messaggio al volo da YouTube. Franco Paolo che ci scrive da Palermo: ascolto in radio da 2 mesi lo Sport e l'Inter, seguo come immagini solo voi dal web, devo dire che mi è piaciuto l'equilibrio di ieri sera e l'impressione era di controllo della partita, pronti a colpire appena possibile, contento e fiducioso per il futuro prossimo. E siamo abbastanza d'accordo con la sua visione delle cose. Al volo, cosa ha detto Ranocchia per completare: è normale voler giocare di più nell'anno degli europei, ho rinnovato il contratto da poco, ma nel calcio non si può mai sapere, quindi vediamo nei prossimi giorni, ha detto oggi pomeriggio Ranocchia. Per chi ci segue in diretta, per quanto riguarda invece chi ci segue sul digitale terrestre, l'appuntamento è alle ore 15 per la seconda parte. Grazie a Massimiliano Marino, grazie a Michele, grazie a tutti i nostri grazie amici, a mister Alessandro Scanziani, grazie a voi, e a Enrico Giangrego, grazie Enrico, a Silvana in regia. L'appuntamento è alle 15 o sul web direttamente tra pochissimo.
Amici di InterTV.it, bentornati da Michele Borrelli, cuori forti nerazzurri, altrimenti qualcuno si spaventa. Infatti, giusto? Michele, già mi stava mancando. Siamo lucidi, ecco, appunto. Perfetto. Soprattutto adesso ci vuole cuori forti nerazzurri. Cuori fortissimi dopo nerazzurri. Dopo questa vittoria a Napoli, anche forse difficile da pronosticare, togliamo anche il forse, visto che i pronostici erano tutti dalla parte del Napoli, addirittura l'Inter data 6, il Napoli bassissimo. Qualcuno aveva capito male un po' quello che si poteva... Come sempre. Come sempre. Bentornati quindi agli amici che ci seguono su Caffè TV 24 dalle 15 alle 15.30, bentornato a Massimiliano Marino. Grazie Michele, buonasera a tutti i nostri. A mister Alessandro Scanziani. Buonasera a tutti. E a Enrico Giangreco, ciao Enrico. Ciao a tutti. Parlavamo naturalmente della partita di ieri, tra un po' parleremo, non vi preoccupate, l'abbiamo visto il post partita e quindi non ci possiamo esimere dal parlarne, però dicevamo anche mercato che è nel vivo, che entra nel vivo, Luis Adriano che torna dalla Cina e dice no, mi volevano far firmare un contratto dove non c'erano le garanzie bancarie, allora io vengo qui per gli 8 milioni all'anno, non è sicuro che ci sono, me ne torno a Milano. Perfetto, può darsi che li stiano conservando per Guarini. Per Guarini, secondo me è così. Comunque è stato offerto secondo un contratto da 7 milioni all'anno. Quindi più e meno. Però c'è anche Gervinho. No, ma Gervinho è ancora in fase embrionale. E quindi è tutto in fase embrionale. Vedremo. Con Guarin, come ha già detto anche Ausilio, insomma, c'è io stato ti dico la verità, ieri era l'1:23-24 minuti, eravamo con Giussi Tartana in diretta e stavamo chiudendo perché avevamo già sforato. AM, chiaramente, Antemoridium. Cioè, di notte, per dire che qui a InterTV, lo ribadisco, sono sempre qui le persone a lavorare. Certo, per il post partita, eravamo in diretta, a un certo punto dalla regia ci dicono, sono arrivati gli ultimi 2 o 3 messaggi, dico vabbè ormai allora leggiamo anche questi. L'ultimo messaggio dice abbiamo appena letto, andiamo a controllare, anche noi abbiamo verificato, Luis Adriano sta tornando indietro, ci ha rovinato la notte. Sì, perché allora noi abbiamo fatto la nottataccia, abbiamo fatto il sondaggio, abbiamo comunque parlato chi può arrivare. Due anni fa siete andati a prenderlo io no, e l'avete riportato io no, qui a forza. Io no. Avete fatto la rivoluzione. Io no. Avete chi, Alessandro? Specifichi. Tifosi. Noi no. Gli Ultras. No, non erano neanche gli Ultras. Erano una protesta molto social. Sì, molto social. Davvero. Sì, e quindi io credo che... No, ma come cambiano gli umori in breve tempo. È vero, tra l'altro Guarin e Ranocchia, che oggi sarebbero soldi benedetti per il mercato dell'Inter, erano insieme ad Handanovic i 3 top player che 2 anni fa l'Inter non doveva cedere da cui ripartire. Da cui ricostruire. Quando arrivò nel 2013, nell'estate 2013, Mazzarri. Noi proprio abbiamo chiesto qualche giorno fa, tra l'altro... ottimisti in quel momento, anche se non era ancora niente di certo come sembrava ieri, ma neanche come non lo è oggi. Se Guarin, lasciamo il congiuntivo perché la lingua italiana è bella e varia, bellissima, e quindi ci sono anche diversi modi, tra cui il congiuntivo e il condizionale. Come è giusto che sappia Sarri, per esempio. Come è giusto che sappia Sarri. Allora, la battuta, dai, forza. Se Guarin accettasse la Russia o la Cina. Dice se accetterebbe. No, quello no. Se accettasse la Russia o la Cina. È una commissione tra congiuntivi e cosa facciamo. Chi vorreste? Al primo posto i tifosi dell'Inter che ci seguono hanno votato Soriano, è al 30%. È stato sempre in testa, è oscillato dal 40 al 25. Adesso si sta assestando intorno al 30. Gabbiadini arriva secondo con il 21,5. Ma no, anche se ieri è un po' deluso. Lo volevo dire prima. Questo sarebbe un grande acquisto. Ieri è un po' deluso. Ma lui deve giocare esterno. Ma tu dici che è un esterno. Infatti. Atipico. Alla Samp ha fatto benissimo giocare da esterno. Esterno a destra rientrando. Faceva Bernardeschi, insomma. La fase difensiva, però fa qualche gol in più. Però non è una vera ala a livello di scatto e di velocità. C'è di uno che va sul fondo e croa, è uno che gli piace tirare. Rientra e calcia anche perché è dotato di un tiro. Sì, Mancini poi con gli esterni atipici, con Nasri, Silva. Candreva, a proposito di esterni, è terzo nel nostro sondaggio al 16,1. Al quarto posto, quindi molto staccato, a sorpresa, le punte sono viste meno dai nostri amici da casa. Eder 12%, Mertens addirittura il 4%, ieri tra l'altro si è fatto espellere, Lavezzi il 10%. Mi sorprende un po', Massimiliano, che Lavezzi, Mertens ed Eder nelle preferenze dei tifosi vengono dietro Soriano, Gabbiadini e Candreva. E forse... Assolutamente sì, per me è una grandissima sorpresa. Perché io penso è perché loro dicono ruolo per ruolo, cioè Guarini è un centrocampista, quindi la priorità è un centrocampista? O magari il dato anagrafico, cioè la gioventù di Soriano rispetto di Gabbiadini, Lavezzi o Eder?
Guarda, questo è di difficile lettura, questo grafico qua, perché io così, vedendo il grafico senza le varie votazioni, le varie quotazioni, insomma, avrei sicuramente giocato il jolly con Lavezzi, con Mertens, cioè, o anche Gabbiadini sicuramente. Cioè, di quella... Sì, di, Mertens di quell'elemento, è al 9%, ci dicono la regia. Sì, infatti, sì, 9%, quindi di quella persona che magari può andare a concludere quel disegno tattico che è di Mancini, cioè del 4-2-3-1, cioè quell'esterno, sì, che può alternarsi a Perisic, spostando Perisic sulla dall'altra destra, parte, sì, o un Gabbiadini che può giocare a destra, o Candreva che può giocare a destra. Evidentemente io non condivido assolutamente, quindi non avrei sicuramente votato Soriano, perché come ho detto poc'anzi non è diciamo così il profilo che serve all'Inter, secondo me, a centrocampo, pur vedendo l'uscita di Guarin, anche se uno che ha il gol dentro, qualche gol lo fa, sì, lo Soriano. Sì, sì, ha fatto 6 gol e 2 assist quest'anno. Quanti tutti i centrocampisti dell'Inter? Sì. Per cui voglio dire, al limite, invece che però Alessandro, e arriva uno di 24 anni. Però Alessandro, ci vuole sempre qualcuno che vada a lanciare Soriano, no? Ad imbucare Soriano. Ma per te che vedi spesso la Samp, Alessandro, Soriano è più interno di un centrocampo a tre, come abbiamo visto prima, o è più trequartista? No, qual è il suo ruolo ideale? Conte lo schiera come interno nella nazionale nel 3-5-2 e nella Samp gioca spesso da trequartista. Sì, non sempre. Non sempre. Adesso ultimamente sta giocando come numero 8, sì, diciamo, in un centrocampo a tre. Lui interno, fa la mezzala pura, sì, ecco. Però è uno che si butta dentro. E nel 4-2-3-1 è più da davanti alla difesa o più da trequartista? Non è il suo modulo, forse. Forse farebbe, secondo me farebbe un po' fatica, perché, sì, non è il trequartista, sì, che sa dribblare l'uomo facilmente e poi mettere palle gol. Sì, è meglio Ljajić, no, in quel senso. E lui fa anche la fase difensiva, perché lui se lo mette in mezzo al campo, quando c'è da fare legna la fa tranquillamente. È un giocatore che assomiglia molto a Marchisio, cioè in quelle che sono le sue... Sì, va più senza palla di Condobbia. Marchisio precedente, Marchisio giovane, perché adesso Marchisio si sta specializzando anche... A fare il mediano classico. L'uomo di regia al posto di Pirlo, sì. È il Marchisio di 3-4 anni fa che si inseriva tantissimo. È giocatore, puoi mettere dove vuoi. Non mi tocca di Marchisio, perché per me Marchisio è l'unico giocatore che io toglierei. Tra l'altro ricordiamolo che c'è stato per un momento che l'Inter aveva in maniera Marchesino pesante Duca, il giocatore. Diciamo che la Juve ha avuto quella fortuna sfortuna, perché altrimenti adesso non voglio essere equivocato, no? Andando in Serie B, perché è successo questo, lo ricordiamo, nel 2006-2007, sì, alcuni giocatori come Marchisio, come Giovinco, come De Ceglie, e Marchisio l'ha sottolineato più volte, disse, siccome eravamo in un'altra categoria, la Juve ci ha dato più fiducia, no? Sono partiti Vieira, sono partiti Ibrahimovic, eccetera, eccetera. Quindi attenzione. Lui era già stato a Empoli l'anno prima in B. Nel calcio italiano spesso si ritarda l'esplosione dei giovani. Tra l'altro adesso un grande prospetto, Mandragora, l'ha preso la Juventus. Anche Sensi ha preso la Juventus. E quello potrebbe essere. Infatti questo che il sondaggio che ha appena fatto, sì, alcuni hanno scelto i giovani. Sì. Secondo me, uno che arriva all'Inter o è un giocatore di assoluto valore, oppure rischia, no, di perdersi, oppure perché la maglietta è pesante, la panchina, come no, come no, tanti ci stanno scrivendo per Bonazzoli, ancora non ci sono e allora novità. Dico, se prendo Soriano magari le prime 3-4 partite le gioca male, cominciano i fischi, e come reagisce? E allora invece 24 anni, so che deve stare qui fino ai 27-28, anche se non fa male le prime, porta sta pazienza, tranquillo finché capisce la situazione. E sull'argomento giovani tifosi dell'Inter sono molto sensibili, ci stanno scrivendo in tanti su Federico Bonazzoli. La Juve potrebbe essere anche una manovra di disturbo, perché ha più liquidità in questo momento, è andato dalla Samp a chiedere l'acquisto di Bonazzoli, e l'Inter ha l'accordo, diciamo il gentleman agreement si dice in questi casi, perché non esiste recompra in italiano, comunque nel nostro linguaggio, quindi un gentleman agreement o comunque un accordo tra signori, qualcuno ha anche ironizzato su questo discorso visto il presidente della Samp, e quindi sarebbe quello di poter ricomprare nel giro di un biennio a un prezzo definito di 9 milioni di euro Bonazzoli. Se però arriva un'altra società che chiede alla Samp il giocatore a 50 milioni e l'Inter non pareggia l'offerta, l'Inter ha diritto ad avere il 30% del ricavato. In questo caso la Samp, che non ha mai visto giocare la Juventus, che non ha mai visto
giocare Bonazzoli quest'anno perché ha fatto 4 presenze. Infatti. Potrebbe essere una anche da esterno di centrocampo. Una manovra di disturbo. Lo vedremo, lo scopriremo vivendo nei prossimi giorni. Sergio Macchione, salutiamo. Ciao Michele, finalmente vi vedo. Grazie Sergio. Puoi andare anche sulla nostra pagina Facebook, eccola qua, te la faccio vedere, con la nuova foto di festeggiamento proprio nello spogliatoio di Napoli, no? Bella l'Inter che torna a festeggiare, tra l'altro proprio con un Guarin al centro della festa, lo vedete col capitano Icardi, qualcuno dice non sono in buoni rapporti, bellissimo. Qualcuno mi ha detto, scusa se interrompo. No, no, prego, prego qualcuno Alessandro. Qualcuno mi ha detto che Guarin lunedì e martedì doveva andare a San Pietroburgo per parlare con quello dello Zenit. Dello Zenit, sì. Ma sì. Mi sembra che invece non sia andato. No, non è andato, non è andato, anche perché si dice che lo Zenit offre il diritto di riscatto e non l'obbligo, quindi l'Inter per il diritto di riscatto... Non me lo dava per certo, eh. Sì, sì, si è letto da più... Tifosissimo dell'Inter, eh. Si è letto da più parti che si diceva che c'era la partenza per andare a vedere... Ancora oggi è una pista aperta, però se non mettono dentro l'obbligo di riscatto, come per Ranocchia al Milan, l'Inter non ha nessun interesse, perché se l'Inter non riesce a cedere questo giocatore, nella rosa ha un giocatore. Il diritto non può giocare, quindi non avresti né soldi né giocatore, e sarebbe una situazione improponibile. Questo è il nostro, la nostra nuova copertina con l'Inter in giallo, come si è vestita ieri a Napoli, con Guarini, Icardi, vedete il sole. L'euforia di tutti i giocatori dell'Inter, e vi ricordo sempre che potete qui, cliccando su YouTube, vederci direttamente sul nostro canale YouTube, oppure scendendo sulla sinistra avete direttamente YouTube Tab, è anche un po' onomatopeico, quindi è facile da ricordare, in rosso qui YouTube Tab, e ci vedete in streaming, oltre che naturalmente sul nostro sito. Dicevamo di Ranocchia, dicevamo di Napoli-Inter, ancora un messaggio, anzi, visto che il messaggio si riferisce al prossimo tema, concludiamo con Ranocchia, così apriamo le danze anche su quello che è l'argomento di giornata, volenti o nolenti. Quando penso si possa decidere il mio trasferimento, ha detto Ranocchia, fuori dall'Hotel Gallia, ho rinnovato il contratto da poco, ma nel calcio non si può mai sapere. È normale voler giocare di più nell'anno degli europei, quindi conferma che si cerca squadra anche perché vuole giocare di più, poi vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Milan e Samp interessate a me? Non lo so, stiamo aspettando notizie. Galliani non l'ha escluso, quindi si sta praticamente trattando alla luce del sole. Il Milan offrirebbe un anno e mezzo di prestito con diritto di riscatto, l'Inter non ci sente, per lo stesso discorso di Guarin, perché dovrebbe comunque comprare un difensore centrale che non ti regalano. Ma non c'ha i soldi del cinese. Appunto, quindi dovrebbero magari chiudere quella trattativa. Su qua. Ieri ha detto, non so se hai letto il rompipallone di Gianignocchi in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport, che dice che c'è stato il gratta e vinci da 480 milioni in Cina, e c'è già un forte sospettato di chi sia stato a vincere questi 480 milioni che gratta e vinci in Cina. Ma quello solo, tra l'altro, può portare... E potrebbe essere, inizia per B, visto che ci siamo, e quindi vabbè. È una battuta, naturalmente. Messaggio, apriamo quindi l'altro tema, perché si riferisce a Maurizio Sarri, e dice: Sarri, se è vero che ha 60 anni e si comporta così, ci scrive da casa Elisa... E quindi che cosa è successo nel finale di partita? 56 anni in verità, ne ha 56, ricordiamolo. Sì, Mancini ha detto arrotondando 60. Sì, anche 60, perché se li portano bene, quindi è la verità. E cosa avete contro i sessantenni? No, nulla, come li porti tu, splendidamente, mister. Come se li porta Sarri, insomma, una giacchetta un po' più adeguata, decente, non lo so, così, no? Magari, ecco, Massimiliano potrebbe essere un buon indicatore di qualche griff. Tra l'altro, a proposito, voi avete visto anche, così chiudiamo l'argomento, anche giovani, Manai in giallo. Mancini ha sempre detto che potrebbe essere più che una soluzione Manai del 97 che possa restare, no? Manai che abbiamo visto nella grafica semaforica, è l'unico attaccante che non è in verde. Si è parlato anche di Biabiani, interessamento del Villarreal. Toir ha detto abbiamo 6 attaccanti, in realtà con gli esterni siamo addirittura a 7, quindi se non parte nessuno è difficile che può arrivare qualcuno. Manai, anche lì Icardi ancora in giallo, perché abbiamo detto Real Madrid e Atletico Madrid hanno il mercato bloccato nelle prossime due sessioni, quindi potrebbero addirittura scatenarsi negli ultimi giorni di gennaio. Manai, che oggi ha detto mi ispiro ad Ibrahimovic dal punto di vista calcistico, da ragazzino lo vedevo giocare con l'Inter e oggi indosso la stessa maglia, e quindi gli auguriamo appunto sia di restare all'Inter o magari di andare a giocare, ma di diventare un campione con la maglia dell'Inter. Torniamo a Napoli-Inter, il post partita. Tutto nasce quando alla fine della partita, dopo il gol di Ljajic, o meglio per Sarri non nasce neanche lì, per Sarri nasce da altre proteste, perché
c'era stato un non fallo di Miranda su Mertens, le proteste dei giocatori del Napoli, è stato ammonito, era già ammonito, lì c'è la simulazione, tra l'altro un episodio anche di facile lettura, sì. Io credo, basta vedere il replay, sembra che fosse stato, sembrava sparato dagli spazi, sì, abbattuto da un paracarro a Calecon nella famosa ammonizione di Nagatomo in campionato. Mertens è stato ammonito e il Napoli in panchina si sono arrabbiati, si sono innervositi. Quando poi è uscito 5 minuti di recupero, tra l'altro la Rai sbagliando ha segnalato 9 minuti di recupero, però anche il 5, anche io quando l'ho visto in un'altra trasmissione eravamo tutti meravigliati, no? Abbiamo detto ma come 5 minuti? 5 sostituzioni sono 2 minuti e mezzo, l'espulsione facciamo 30 secondi, arriviamo a 3, vogliamo proprio esagerare, non ci sono state perdite di tempo, diamo 4, 5. Mancini ha chiesto spiegazioni al quarto uomo, è partita l'ilarità della panchina del Napoli, sfottò eccetera eccetera, e poi queste parole di Sarri che ormai sì. Tutti conoscete, però tra un po' le andiamo anche a vedere, perché giustamente Mancini le riporta, qualcuno ha detto non avrebbe dovuto riportarle, queste cose per la cultura dell'omertà, è stata una brutta pagina sicuramente. Però Massimiliano, quando tu vieni espulso, perché poi alla fine noi pensavamo che fosse stato espulso solo Mancini, invece sono stati allontanati tutti e due, sì. Però a fine partita ti dicono, tra l'altro Mancini era arrabbiatissimo, sì, non era una scosso, cosa in verità, scosso, cioè non c'era niente di strategico come qualcuno ha detto, addirittura qualcuno ha voluto vedere la lotta per lo scudetto, eccetera eccetera. Mancini era scosso, l'abbiamo visto tutti a fine partita, e quindi quando ti dicono ma ti sei fatto cacciare, che è successo? E lui ha detto semplicemente quello che è successo, senza peli sulla lingua, come spesso gli è capitato di dire, anzi tante volte quest'anno quando è tornato all'Inter tanti l'hanno definito più zen, più tranquillo, più calmo, e noi abbiamo detto ci dispiace il vecchio Mancini, ci piaceva di più. Quando invece si è scatenato per esempio con De Marco abbiamo rivisto il vero Mancini, quello che è distinto, va a dire, era proprio la fine di Napoli-Inter, ricorderai quella partita. Io partirei proprio da lì, prima delle frasi di Mancini, per dire che l'anno scorso, in varie Empoli, ormai sono passati quasi 2 anni, Sarri disse che il calcio non era un gioco per froci, disse lui, sì, no? Sì. Ma in genere si dice per signorine. Per esatto, signorine. Lui si scusò per il termine. Signorine, checche. Mancini, quello che è signorine, Mancini, dai. Alessandro, alla fine di quella partita, Napoli-Inter di campionato, disse che gli sembrava esagerato, cioè lo stesso concetto che, di Sarri, disse che ormai in Italia si ammonisce a ogni contatto, il calcio è un gioco fisico, eccetera, eccetera. Modus in rebus si chiama in latino, eh? Cioè Enrico, hanno detto la stessa cosa. In modo diverso. Uno l'ha detta in un modo che non può... C'è una differenza. Essere detta, tanto è vero che poi si è scusato, Sarri, dopo quel Varese Empoli. Sì. L'altro era Mancini, che ha posto un problema a livello proprio di arbitri di calcio italiano, di falli. Partiamo da lontano. Perché voglio partire da lontano? Perché io anche il 30 novembre, dopo Napoli-Inter, non solo per Mancini ma anche per Sarri, prima domanda in conferenza stampa, ha iniziato con due parolacce in una frase. Dopo Higuain e da pallone d'oro, altra testa di C, ha detto lui se non lo vince, eccetera, eccetera. 2 settimane fa, uguale ancora in conferenza stampa. Ormai le conferenze stampa di Sarri sono tutte tra ilarità, sorrisi, parolacce, e lui dice che in Toscana si bestemmia, è qualcosa che può succedere, il loro linguaggio è colorito. Ma mica vero. Allora, da chi vogliamo partire? Secondo me si fa anche un'offesa ai toscani a dire che loro sono quelli che bestemmiano, come se fosse una cosa, una peculiarità solo toscana. No, anche i veneti. E poi non è una caratteristica, sì, ma qualcuno diceva no, si fuma come un turco, Michele, si bestemmia come un turco, dice perché tutte le cose negative in esatto. E gli hanno fatto adesso i toscani. Adesso no, i toscani. Michele, Enrico, da dove vogliamo partire? Voglio partire intanto dal fatto che sicuramente Sarri abbia dimostrato ieri sera di non essere, almeno in quel frangente, un allenatore all'altezza, cioè capace di riuscire a gestire una posizione in un top club. Cioè io mi chiedo, un allenatore che si esprime in quel modo forse non ha capito dove allena, non allena più in provincia, allena in un club internazionale, ormai si potrebbe dire. Parliamo ancora di Maurizio Sarri, Enrico, sì. tra pochissimo, perché abbiamo una telefonata, sì. Ci chiamano da lontano e voglio commentare subito con lui, e tra un po' ti chiedo anche da dove ci chiami, chi sei. Al volo le parole proprio di Mancini, le vediamo da intertv.it, avete visto anche sulla nostra pagina Facebook i vari video, quindi potete rivederli. Sarri è un razzista e uomini come lui non devono stare nel calcio. Io mi sono alzato per chiedere al quarto uomo perché mai 5 minuti di recupero, lui si è alzato e ha urlato contro di me, Frocio e Finocchio. Sono orgoglioso di esserlo se lui è un uomo, credo che questa sia la frase chiave, tra l'altro sì. Anche complimenti, io mi sento di fare i complimenti sì, a Mancini per aver usato questa sì. frase, oggi qualcuno ha anche ripetuto questa cosa qui e lui sul suo profilo Instagram ha detto grazie,
ancora una volta, secondo me, ne è uscito benissimo rispondendo in questo modo, così come con questa frase. Perché lui, con questa frase, sono orgoglioso di esserlo, se lui è un uomo, ha, secondo me, fatto capire qual è il punto. Cioè, non stiamo parlando se Mancini è gay o non è gay, no, non ci interessa nemmeno. Ma è una discriminazione, guarda, nel linguaggio verso gli omosessuali. Soprattutto e adesso, il regolamento la punisce con un minimo di 10 giornate. In questo di passaggio squadra, che c'è una legge sui diritti civili che è in discussione adesso, alla Camera. Io penso che una persona come Sara, che si dice essere di sinistra, e quello voglio dire, dovrebbe farsi un po' una valutazione, perché siccome qualcosa di sinistra in famiglia c'ho, siamo rimasti al compagno Busone? Perché il compagno Busone negli anni 70. Enrico, sentiamo prima l'opinione del nostro amico da casa, poi torna da vergogna. Voi. Pronto, si deve vergognare, infatti, ha detto Mancini, a 60 anni, il quarto uomo era lì, non ha sentito niente. Pronto? Pronto, ciao Michele, sono Gianfranco Dall'Astra, vicino Lecce. Ciao Gianfranco, chiedo alla regia di alzare un attimo il volume della telefonata. Un saluto grande ad Enrico in trasmissione, lo seguo sempre su Facebook. Carissimo, ciao. Niente, volevo dirvi, sì, per il fatto dell'episodio di Sarri, sì. Sì, ha dimostrato, se vogliamo, molta ignoranza. Qui in Inghilterra una concezione del calcio così non esiste. L'altra volta credo che Suarez ha preso 8 giornate di squalifica perché aveva apostrofato il drago con delle frasi molto razziste. In Italia non so se gli daranno 10 giornate come da regolamento, poi alla fine... No, oggi già inizia a trapelare la voce che saranno 1-2, perché alla fine, siccome Mancini non è gay, allora non è un'offesa. Gianfranco, il paese di Pulcinella non si smentisce mai, su, dai, è sempre così, facciamo sempre le pulcinellate. Sì, sempre così. Poi un'altra cosa che volevo far notare, non so, per me andava espulso Higuaín, sicuramente. Perché dopo l'ammonizione e le proteste ha inveito ancora di più. Ma al di là di questo fatto, cioè una persona che allena una squadra come il Napoli non può permettersi di apostrofare un altro collega con delle frasi del genere. Se ne dicono di tutti i colori, ma non queste epiteti. Ma poi Gianfranco, nel momento in cui lui dice, secondo me, tra l'altro, come ha titolato oggi Tutto Sport, spesso lo citiamo in negativo, quindi è bello per esempio oggi invece citarlo in positivo, per dire anche che noi non abbiamo niente contro. In prima pagina dice siamo tutti Mancini, a 9 colonne, tra un po' poi le andiamo a vedere, e dice Sarri quando va alla fine della partita a giustificarsi in quel modo, prima dice però nello sport si accettano le scuse, quindi anche Mancini adesso ha sbagliato, oppure dice le cose devono rimanere in campo, quindi cerca giustificazioni invece di dire fine, non lo dovevo dire, eccetera, dice ha sbagliato, ha perso una seconda volta, è stato detto, ma soprattutto quando dice quella frase che diceva, scusami Gianfranco, quella frase che diceva Enrico, cioè la prima cosa che mi è venuta in mente, e lì aggrava la sua situazione, perché allora vuol dire che tu ce l'hai come preconcetto proprio, cioè il linguaggio collegato a quello che significa non riesci a connettere le due sfere di significato e di linguaggio, che è importante soprattutto se sei un allenatore, un personaggio pubblico, uno che deve anche insegnare a dei più giovani, dei ragazzi, delle regole base di comportamento. Scusami se mi sono dilungato. No, il fatto è che è anche recidivo. Cioè, anch'io insegno ai giovani, ma non mi permetto mai di apostrofare con certe frasi le persone. Giusto. Lui sicuramente avrebbe perso il lavoro, come dice Mancini non avrebbe mai andato su un campo di allenamento, come ha detto l'altra volta nell'intervista, ma è vero questo. Poi in Italia, il paese di Pulcinella, tutti dicono quello che vogliono. Poi ma tu hai fatto l'esempio dell'Inghilterra, ma anche negli Stati Uniti ci sono stati più esempi, magari anche pubblicamente, è vero. Addirittura da alcune intercettazioni, che una volta che c'è stata la discriminazione a livello di linguaggio, c'è stata la levata di scudi e poi l'estromissione in quel momento era addirittura un proprietario di franchigia, quindi esatto. di una squadra, era che uno di basket, quindi voglio dire, è vero che in Italia è un paese particolare, ci è dispiaciuto anche tanto, almeno a me è dispiaciuto tanto, perché siccome Napoli e i napoletani spesso sono discriminati e se ne è parlato tantissimo in maniera ingiusta lì a livello, per dire, territoriale, con Cori Becili eccetera eccetera. Invece in questo caso, siccome era successo all'allenatore del Napoli, anche in sala stampa si rideva e si scherzava, adesso vogliono far alzare un polverone. A me dispiace questa cosa. Sì. Mi sembra un lo dico da meridionale. Dell'acqua ghiacciata sulla testa. Gli altri di un inviato. Sì, io non so come la condizione degli stati italiani, però è molto molto indietro. Cioè,
Sì, su quello l'ha detto anche De Laurentiis, se non l'abbiamo detto noi, che il San Paolo che cos'è, è assurdo, non lo voglio nemmeno ripetere. Tra l'altro voglio dirti, scusami caro amico mio, c'è anche un fatto, qualche tempo fa quando è venuto a giocare il Napoli a Bergamo, due colleghi napoletani sono stati trattati male, sono stati oggetto anche di, diciamo, di insulti e di, anche di tentativi di essere presi a botte da parte di soggetti locali, e chi ti parla ha detto apertamente che non stava né in cielo né in terra un comportamento di questo tipo. Per cui se accade una roba del genere a un inviato di una testata milanese che è schierato sul versante interista, tutto questo non è giusto e bisogna dirlo, cioè non è che bisogna fare i buonisti quando si ha a che fare con Napoli e i napoletani, perché non è giusto, i napoletani sono persone come gli altri, quindi non hanno bisogno di un affirmative action, ecco. Gianfranco, volevi aggiungere altro a proposito invece dell'Inter che si è ripresa, te l'aspettavi a Napoli? Sì, no, per l'impresa non vincevamo da 11 anni, credo, come hai detto tu. No, da 19, da 19 anni. 19. Non so se è meglio prendere un regista tipo Biglia o qualcuno, o proprio Soriano, non lo so. No, il problema è anche economico, perché Biglia con i soldi di Guarin non ce la facciamo, e quindi è questo anche il punto. Sì, perché ma la boutique di Lotito... 22 milioni con Guarin, più o meno. Com'è? Con Guarin sono più o meno 22, sono 15 più bonus, poi bisogna tutto, 18, bisogna vedere se vengono confermati, sì, perché... Sì. Prima aspettiamo che abbia firmato. C'è il caso dei cugini di campagna, là, che si sono ritrovati Luis Adriano sulla coppa. Gianfranco, ti devo salutare perché siamo già in chiusura anche di seconda parte, grazie. Ciao, forza Inter. Allora concludiamo anche con Mancini, che quindi dicevamo si deve vergognare, riferito a Sarri: vittoria della partita non mi interessa niente, questo episodio è stato pessimo, una vergogna, si può litigare ma questa è una vergogna, sono andato a cercarlo negli spogliatoi, ha detto lo stesso Mancini, ha detto che mi chiede scusa, no, si deve vergognare, in Inghilterra persone del genere non vanno nemmeno in campo. Alessandro, ne parleremo anche nella terza parte, approfondiremo il discorso. Puoi in un minuto riassumere un po' il tuo pensiero? Ce la fai? È troppo poco? No, ce la faccio benissimo. Due parole. Secondo me è un aspetto educativo. Lui diceva che non sa chi allena in Serie A, queste cose non si devono succedere. Secondo me non devono succedere neanche in terza categoria. Sì. Perché una cosa così... Ma tu che hai allenato, Alessandro, censurare... è vero quello che dice Sarri o che dicono tanti, no, che bisogna distinguere quello che si dice quando si è nervosi, quando si è sotto pressione, in campo, vale tutto, e quando fischia l'arbitro? Io probabilmente perché ero un freddo e non mi sono mai permesso di dire niente, né a caldo, né in qualsiasi situazione. Ho perso una finale di playoff palesemente rubata e sono riuscito a mantenere... Una calma, non ha insultato nessuno, no, mi sono messo in panchina a piangere, dire. Però non era colpa dell'avversario se l'arbitro ne ha copiato tutti i colori, se gli ha dato qualcosa che non avrebbe dovuto dare, cioè, secondo me Sarri non deve usare questo linguaggio mai, né in B né in C né in qualsiasi categoria. Se ha qualcosa da dire va dal mister, glielo dice alla fine della partita nei modi giusti, perché l'educazione penso che sia la cosa sempre da rispettare in qualsiasi situazione. Siamo in chiusura di seconda parte, naturalmente continueremo a parlare di mercato di Napoli-Inter, della vicenda Mancini-Sarri del post partita di Napoli-Inter, naturalmente quindi rimanete con noi su intertv.it, la prima web tv degli interisti. Intanto grazie a Massimiliano Marino, grazie a te Michele, a mister Alessandro Scanziani, a Enrico Giangreco, a Silvana in regia, a chi ci ha scritto, a chi ci ha chiamato. Naturalmente rimanete con noi, l'appuntamento con il Digitale Terrestre per le 14 di domani pomeriggio. Ciao a tutti. Rieccoci in studio, tra l'altro arrivano messaggi, WhatsApp, ma anche dichiarazioni. Oggi naturalmente il mondo del calcio si è espresso tra pro, contro Mancini, chi doveva parlare, non doveva parlare. Soprattutto per chi dice, come faccio due nomi su tutti. Allora, uno Olivieri, che probabilmente ce l'ha ancora con il discorso del Mancini diventato allenatore nel 2001, eccetera. Olivieri, anche uomo di sinistra, dice queste cose. No, che ha detto che bisogna lasciare queste cose in campo. Allora, l'omertà, così come per gli altri... Cioè, ma voglio dire, ma sì, nell'epoca della comunicazione è fondamentale l'esternare, no?
o no, Enrico? No, io tra l'altro veramente, cioè Olivieri, siccome sappiamo la storia, tu sai, mio padre a 20 anni scriveva sull'unità di Luigi Pintor, quindi questi sono fatti, io ho vissuto in una famiglia, in un contesto quindi amicale, non sei democristiano, non nemmeno sono tu. Sicuramente democristiano, ma è un'offesa per te. Non è un'offesa essere democristiano, conosco democristiani per benissimo, non sono democristiano molto di più di Sarri. Quindi si può essere brave persone in tutti i partiti. No? Assolutamente, assolutamente. Mia nonna era una comunistona operaia, appunto, assolutamente rossa. Allora, proprio per questo mi fanno sorridere le affermazioni di uno come Olivieri, perché in ogni occasione, lo sa benissimo anche Alessandro, questa sua matrice lo ha messa in evidenza. L'ho avuto 3 anni come allenatore. E quindi lo conosco. Dopo vi racconto un episodio. Però voglio dire, che venga a dire una cosa del genere mi colpisce, perché stiamo parlando di argomenti che hanno a che fare con l'intimità delle persone, con la storia, con i sentimenti delle persone, e non bisogna toccare quel tipo di sfere. Sono orgoglioso del mio allenatore, lo voglio dire adesso perché siamo in libertà rispetto anche alla tempistica. Perché quelle parole di Mancini hanno avuto più valore di tanti e tanti anni di educazione sentimentale delle persone. Mio figlio mi ha detto: papà, è una bella cosa che mi ha detto questo Mancini, il nostro allenatore. Sono d'accordissimo con te, Enrico, perché qualcuno, quelli che hanno detto, non, secondo me, mi permetto di dire, non capendo tantissimo di strategie comunicative, che Mancini l'ha fatto per una strategia di comunicazione. Basta vedere i social oggi, Mancini, le vignette, eccetera, eccetera, o anche addirittura oggi al mercato di Napoli, no? Tra la frutta e verdura si scriveva anche il nome dell'allenatore dell'Inter, anziché appunto di quello che era da vendere. Non te ne viene niente di vantaggio a fare quell'uscita. E anzi, addirittura si sa, per come vengono interpretate le regole in Italia, che probabilmente non ci sarà nemmeno, proprio se ti volevi proprio solo vendicare, nemmeno la grande squalifica per Sarri, quindi non te ne viene niente. Quindi è stato coraggioso e secondo me spontaneo, sulla spontaneità si può capire, basta vedere il video, e anche è stata un qualcosa, come dici tu, che è fatta da un personaggio pubblico famoso come Mancini, può essere anche un segnale importantissimo per far cadere certe... certi tabù a livello comunicativo, perché per esempio c'è chi già nel passato e anche in questi giorni, per esempio, ha avuto delle discussioni con la compagna, adesso non mi voglio addentrare né voglio parlare di politica, però anche lui ha perso un'altra occasione buona, perché dice sempre che quando si perde bisogna stare zitti, eccetera, eccetera, però quando gli chiedono di fare la battutina non arriva mai secondo, ed è naturalmente il presidente del Milan Berlusconi che dice: Napoli-Inter sono cose che sul campo possono accadere, ma è sbagliato metterle sui giornali, e Mancini ha sbagliato. Ma proprio ora lui. È Mancini che ha sbagliato. Ma su via, dai, che abbiamo visto di tutto. Un presidente del Consiglio che era finito in mano a una compagnia, voglio dire, che non sto nemmeno a definire. Ma avesse frequentato più il professor Martino, il professor Urbani, non avrebbe avuto quelle esperienze che ha avuto. Lui lo sa benissimo questo. Le persone che frequentava in una prima fase non l'avrebbero portato a diventare oggetto di certi teatrini. Io ho parlato tante volte anche all'estero, per quello che insomma ci hanno più volte detto, anche quando proprio lui era premier, no? E diceva, quando anche lì, a proposito di sfera privata e sfera pubblica, era stato accusato, eccetera, dei festini privati in casa, eccetera, eccetera. Quello che era. Lui se ne uscì con il discorso: a me piacciono le donne, agli italiani piaccio così, no? Sì. Il macio, il discorso del macio, eccetera, eccetera. Quindi ben vengano i Roberto Mancini che dicono: sono orgoglioso di esserlo, se lui è un uomo. Non specifichiamo, io voglio ergermi a... No. Io, come un po' nella pubblicità, chi è il colpevole, no? In questo caso io e tutti i ragazzi che si alzano, non so se vi ricordate la famosa pubblicità. Alessandro però voleva raccontarci un aneddoto su Olivieri, come gestione del gruppo o come no. Che cosa? Perché non ci siamo messi d'accordo, quindi non lo so. No, allora, io vengo via dall'Ascoli, dalla Samp, dopo 4-5 partite esonero un allenatore e arriva lui. Alla fine andiamo in A, io quell'anno lì ho fatto 10 gol. Primo aprile giochiamo in casa con la Juve, si vince. Seconda partita veniamo a San Siro contro l'Inter. E sul pullman, mentre veniamo su, io sempre davanti perché il pullman mi dà fastidio, e Sandro: ti porto a giocare a San Siro. Gli ho detto: mister, se io non faccio i 10 gol, lei San Siro pagava per vedermi. Ho detto. Non mi ha più detto niente dopo quella volta. No, ma lui era un uomo di sinistra con i soldi. I soldi se li metteva via, se li teneva via,
Cioè lui è particolare, un, no? È un grande furbo, insomma. È andato a allenare all'estero. Quello che mi è mio, quello che è degli altri è nostro. C'è questa. Quello, a Napoli si dice quello che è mio, quello che tu è mio. No, lui diceva nostro. Tra l'altro, proprio per concludere sul discorso di anche delle dichiarazioni in questo caso di Berlusconi, io credo che invece quando Sacchi gli ha consigliato Sarri quest'estate, lui è l'uomo che tiene molto all'immagine e ha pesato anche tanto nella scelta proprio questo discorso, che Sarri non si è, diciamo, non è una novità, insomma, anche negli anni scorsi. Ma nel Arrighi, modo di porsi. A Righe come ha commentato? Sarebbe bello. E a Righe non fare. Io il commento di Arrighi è vero. La Righe con l'umiltà, chissà che cosa ha detto. Sì. Diciamo che lui a livello di razzismo come Tavecchio le hanno fatte di gaff negli ultimi tempi. Sì, no? Diciamo che sono un po' uomini di Carlo Codega, così dei tempi che furono. Io vorrei tanto un calcio italiano in mano a persone che guardano il millennio davanti. Comunque l'Italia è tutta così di paese, di città, c'è una rivalità. I campanilismi, no? Io ho provato a essere a Bergamo in tribuna perché infortunato, e c'era un vecchietto dietro che tutte le volte che calciavo anche lui, mi prendeva sul sedere. La terza volta ho detto, ma se non vuoi spostati. Vai a giocare a Varese, io comasco, vado a giocare a Varese, mi insultano, vado a casa a Lecco, non parliamone. Sì. A Bergamo c'è una rivalità tra paese e paese, tra città e città, c'è regione, tra il nord con il sud. No, queste robe appunto da strapaese. Bisogna lasciar perdere, perché se no... Sì, però bisogna andare avanti, Alessandro. Sì, no, ci mancherebbe. Perché non possiamo continuare a essere veramente una burletta, perché poi altrimenti rischiamo veramente di diventare il parco giochi del mondo. Insomma. Lo dicevo all'inizio, è una forma di maleducazione. Allora, ci scrivono da casa anche su questo tema e poi velocemente anche su qualche discorso che avevamo fatto in precedenza. Per esempio, Ravel Nan T9, secondo me, Rave Nan, poi vabbè sono nomi in codice, secondo me Gnucurì non gioca per non bruciare l'investimento con Dogbia. Sono convinto che se entrasse nella formazione titolare non uscirebbe più. Ah, cioè lui non lo fa giocare pur sapendo che è fortissimo. Benissimo. Sì. È un po' cervellotica come cosa. No, è un'idea, voglio dire. Però comunque il patrimonio della società... A livello giovanile succede, perché prima c'è il 99 e poi c'è il 2000, fai giocare il 99 perché l'anno dopo devi andare. Allora il 2000... La maglietta può scaldare. Un po' di più, ma neanche sempre lì, perché se è bravo dici gioca e via. Esatto. Poi Roberto per esempio ci dice la maglietta può scaldare, ma che è pesante, non è vero. Quindi non era d'accordo con te, Alessandro. Invece è pesante. Ce ne racconti pesante. Spesso di aneddoti da questo punto di vista. Tre magliette a strisce. Pensano Milan interview. Sono diverse. Sottoscrivo totalmente le parole di Gian Greco. Ci scrivono. Poi vediamo se si firma. È Massimo che ci scrive. Siamo nel 2016 e che ci sia ancora l'omofobia è uno scandalo. Sarri è da censurare, ma a quanto pare sia la società Napoli che i tifosi del Napoli hanno giustificato e anzi hanno attaccato in maniera becera Mancini. Viva l'Italia! O l'italietta potremmo dire in questi casi, no? Sì, perché poi voglio dire anche andare appunto a dare il nome di Mancini ad alcuni ortaggi oggi, ma insomma, ma non è una novità per i tifosi del Napoli, l'uscita colorita che ebbe il presidente con lo scooter d'accordo. O lo sannarono perché regalò lo scooter brandizzato del Napoli. Però lui chiama che loro siano particolari, però che è un uomo di mondo a livello anche commerciale del cinema, dell'Aurelio. Esatto. Non sarebbe stato, visto che adesso questa storia fa il giro del mondo e tutti si scandalizzeranno per il fatto che in Italia non succederà niente o quasi, non sarebbe stato il presidente subito a dire proprio chiuderla? Multa pesante per l'allenatore, perché un presidente comunque tende sempre a difendere il proprio allenatore, ovviamente. Però magari Massimiliano, un'uscita però, almeno per non bastava dire poi non infatti, gliela dai sì, esatto. Un'uscita almeno per andare anche a proteggere insomma questo clamore mediatico che ne è scaturito, poteva invece essere una non, giusta non strategia. Ho letto nessuna dichiarazione Massimiliano, nessunissima dichiarazione. Tu conosci Napoli come la conosco io, secondo me non fanno nemmeno diciamo onore a Napoli, alla storia di Napoli, a luoghi che in Napoli ci sono. Io penso all'Istituto Universitario di Studi Filosofici, cioè persone
veramente toste, cioè ci sono degli avamposti di pensiero, ci sono grandi registi intellettuali, ci sono calciatori bravissimi, persone che si danno da fare, beh, insomma, vedere poi tutto ridotto a una sorta di folklore per cercare di tutelare comunque la questione che Sarri e l'allenatore del Napoli. Secondo me sarebbe stato molto meglio ammettere che è una forzatura, è una palese forzatura. Esatto, perché c'è stata una caduta di stile, punto e basta. Bastava dire ha sbagliato. Sbagliato nella transagonisca, sono cose che succedono, che è vero, che sono cose verissime, perché comunque uno in transagonisca, soprattutto dopo una partita, non quelle affermazioni, Michele, però chiaramente dopo una partita, no, io sai che cosa, a meno che tu non abbia il self control di mister Alessandro, allora che alla sconfitta, però io non capisco quando c'è il pentimento o le scuse sincere dopo 5 secondi, cioè io quello non capisco, perché se posso spezzare una lancia, però sicuramente meglio pentirsi subito dopo che non come abbiamo avuto in altri casi, uscite sbagliate e poi il piangere dopo 48 ore, perché quella a me sembra più una forzatura, cioè una messa in scena, nel senso dopo 24 ore tu architetti tutto, perché non che architetti, che tu rifletti sbagliato sull'errore, perché secondo me è l'errore di Sarri, secondo me è lui stesso. Beh, ti puoi rendere conto che dopo 5 minuti ti aver sbagliato, cioè secondo me quella può essere, però non voi l'avete sentito Sarri dopo la partita, cioè la prima cosa che mi è venuta in mente, secondo me non ha capito di cosa stiamo parlando. Lui è fatto così, no. Lui pensa che se uno è spontaneo e dice una cosa che magari lui voleva pensare, stava pensando ad altro e voleva far intendere altro, allora va bene. Invece non è così. Il linguaggio per un personaggio pubblico è importante. Esatto. Bisogna prendersi le proprie responsabilità. Di quello che se si tu dice, ti sei espresso male e la massa ha capito male, perché noi umani abbiamo una convenzione e abbiamo deciso che questo significa questo, non è che se come tu volevi dire, allora uno passa col rosso, dice no, vabbè, io l'ho inteso verde. Per tutti noi il rosso ti devi fermare, altrimenti secondo me parte anche di questo modus operandi dell'allenatore è anche un po' frutto di quella diciamo così messa in scena che adesso lui si sta creando, meglio quella controfigura che si sta creando nel mondo degli allenatori, no? Ma quell'allenatore che schietto, quell'allenatore che ventuta, quell'allenatore che ha un altro modo di interloquire, un allenatore che ha un altro modo di fare, insomma lui secondo me si è caricato troppo di questa controfigura, no? Rispetto agli altri allenatori che caratterizzano adesso il calcio. Quindi secondo me dal punto di vista umano dobbiamo parlare anche di ignoranza inevitabilmente in questo caso. No, posso credere, perché è una persona molto acculturata, lavorava in banca, quindi è una persona che ha fatto laureato, è una persona che ha fatto, quindi non posso immaginare, ma allora non può dire che sia un ignorante. Ho capito, ma allora non può dire la prima cosa che mi veniva in mente, poi l'ha detto anche 2 anni fa, ha detto che il calcio è un gioco non è un gioco per come ha detto lui, oppure appunto, cioè allora secondo me invece quello è ignorante, perché altrimenti allora se non devo dare per scontato che in questo argomento i titoli di studio dicono altra, cioè i titoli di studio sono diciamo scolarizzazione, la cultura è un'altra storia. Noi non abbiamo parlato di educazione, abbiamo parlato di esatto, tra l'altro. Okay. L'educazione è certo che non te le insegna la cultura, scuola, poi l'ignoranza, cioè, voglio dire le cose che ha magari detto, non ha delle spiccate doti non è sensibile a questo argomento e quindi lo snocciola lì in maniera molto leggera, ecco. Io mi ricordo sempre Massimiliano una cosa che diceva la grande Lina Sotis, quella delle bagatelle, che tra la spontaneità maleducata e la costruzione educata probabilmente quelli costruiti educatamente sono migliori, perché cioè, non è che ti alzi la mattina e dici tutto quello che ti passa per la testa, non è giusto, devi pensare al tuo prossimo. Non vorrei l'errore è quello, fraintese le mie parole, non lo so. No, giustificando tu l'hai sentita Massimiliano la conferenza alla fine di Napoli, cercando di leggerlo la conferenza alla fine di Napoli, prima risposta, due parolacce nella prima frase, allora se non è ignoranza aggrava la sua posizione questa scusa un po', voi che siete là, lui fa così, vi alzate, grazie, andate via, perché non lo fate? Perché state lì a ascoltare uno che si esprime in questo modo? Ancora. Lui non era purtroppo. Perché Inter Napoli ancora non c'è stato, però. No, ma ho capito, ma in quel caso l'80% o di più di quelli che c'erano lì, seconda. La mettono sul ridere. Sì, ieri sera ridevano in sala stampa. Ma perché? Perché fa audience. Un inviato da Milano. Ma quello si chiama Tuppa Tuppa Maresciala, dai, un'altra cosa. Un inviato da Milano che segue l'Inter ha detto, dopo che c'è stata tutta questa ilarità e continuano a sfottere, a un certo punto ha detto possiamo mister esprimere una condanna senza più smettendo anche di ridere in sala, l'hanno preso a male parole, perché lui si stava secondo loro andando contro il Napoli,
cioè capisci, viene ridotto perché? Perché spesso nelle sale stampa non ci sono giornalisti, anche se il regolamento è quello. Sono acculturati, sono quelli acculturati. No, no, non ci sono, solo no. Qui si fa spesso una mancanza di distinzione ormai tra opinionisti, giornalisti, pseudogiornalisti, gente iscritta all'albo, gente che va, può andare legittimamente negli stadi e non. Quindi chiunque parla si dà per scontato che sia giornalista, quando poi vai a fare l'appello non risulta quasi nessuno, e purtroppo questo scredita anche la categoria, perché sì. Uno sente parlare in televisione, alla radio, in una sala stampa, dice sentite i giornalisti, purtroppo finisce così. Allora abbiamo ancora messaggi naturalmente su questo tema e non solo, ma aggiornamenti ci sono di calcio giocato, la fine dei primi tempi, ecco. Esatto, voglio fare dei pronostici, non a te perché tu hai già intravisto. Io ho già intravisto. Allora chiedo ad Alessandro e Enrico la fine dei primi tempi, uno della partita di campionato, così partiamo soft per poi andare alla Coppa Italia. Sassuolo-Torino, si è concluso il primo tempo, fatemi un pronostico. 1-0 per chi? Sassuolo. Beh, Sassuolo per Enrico. 1-1? 1-1, l'ha presa Enrico. E speriamo che sia in vena di pronostici anche come ha detto prima, sì, delle quattro vittorie consecutive. Allora ha segnato Belotti, proprio il gallo, amico Roberto grande da casa. Gallo. La cura immobile ne ha giovato anche Belotti. Ha pareggiato Acerbi al 40esimo, quindi siamo 1-1. Bravo Acerbi, bravo giocatore. 1-1 alla fine del primo tempo, quindi Sassuolo che andrebbe a 32 punti aggancerebbe proprio. Ma ora adesso voglio sentire il parziale. La squadra Sassuolo. È la tua nuova squadra? Sì. Perché ti piace come gioca? Sì. Allora, prima di tutto... Mister, ma non è che ci nasconde qualche cosa? Sarebbe il prossimo... Perché Carnevali è un grande, il mister legato. Prima di tutto, perché gioca bene a calcio. E secondo, perché la buonissima parte della rosa sono giocatori italiani. Sì. E quindi preferisco che sia valorizzato il nostro prodotto. Attenzione, qua potremmo aprire una nuova, visto che siamo in tema di discriminazione, razziale. Però non qui è discriminazione razziale. Perché l'italiano deve venire prima in un club? Non stiamo parlando di nazionali, io questo non lo capirò mai. Però non voglio aprire questo tema, altrimenti ci allora cambiamo subito e chiediamo il parziale della di Lazio Juventus. Certo, qual è? Primo tempo. Attenzione. 1-0 per la Lazio. Per Alessandro 0-1. A metà. 0-0, non ha segnato né la Lazio né la Juventus. Va bene, 0-0. Quindi si va verso i supplementari. Si va. Però c'è ancora tutto il secondo tempo. Anche Napoli-Inter erano 0-0. Da YouTube, intanto, Maurizio Cattaneo, che ci scrive dalla Spagna, ci scrive: concordo con chi scriveva prima su Gnucurì e la maglia che con Dobbia che gioca e Gnucurì non gioca perché altrimenti sorpassa Gnucurì. Altrimenti non. Cioè Gnucurì che sorpassa con Dobbia. Altrimenti non mi spiego il perché, lui è d'accordo, non abbia avuto nessuna chance quest'anno nonostante abbia fatto benissimo l'anno scorso e soprattutto considerando che nel suo ruolo abbiamo un buco enorme. Allora io rispondo, poi lascio la parola al mister, ma anche Enrico, a Massimiliano. Allora, abbiamo un buco enorme, non sono d'accordo. Andiamo a vedere la grafica del semaforo con i tre, quindi dove c'è proprio la posizione del regista classico. Perché anche se l'Inter non ha un regista e Gnucurì ha caratteristiche diverse da Melo e da Medel, Melo e Medel però, se non li metti al centro, dove li metti? Giocherebbero fuori ruolo. E Melo è stato fortemente voluto da Mancini, è un classe 83, Gnucurì è un 96, quindi non dico che gli può essere figlio, perché sono 13 anni di differenza, ma siamo quasi là. Mancini voleva grande personalità a centrocampo e quindi Condobbia è un giovane, Brozovic è un giovane, Guarin è un anarchico. Se metti anche un giovanissimo tra di loro, secondo Roberto Mancini, e comunque lui ha grande esperienza, magari guadagni in visione di gioco, in tecnica, però perdi in carattere, in leadership e quindi... È stata fatta una scelta. Gnucurì quando era giocatore non la pensava così. Però lui era di carattere anche a 18 anni. Il fatto che Gnucurì con Dobbia invece siano con timidi, quindi... è vero. Non era docile di carattere. Ricordi quando nell'88 Germania e Italia 1-1 lui segna su punizione e poi manda a quel paese, no? Tutta la stampa in tribuna perché era stato attaccato. Cioè lui è uno che già il carattere a 18 anni ce l'ha sempre avuto. Sempre avuto, sì. Anche se un timido forse Mancini, sei d'accordo su questo? Sì. E poi i timidi quando si arrabbiano fanno più paura degli altri. E quindi lui... va bene, quindi questo, volete aggiungere qualcosa sul discorso, per esempio, che Gnucurì, se poi viene valorizzato, gioca titolare e vinci, vale anche lui 30, quindi non è che perdi il patrimonio. No, io... Tu giocheresti con Gnucurì, Alessandro, titolare? Per esempio con la Roma e col Milan l'anno scorso, con l'Atalanta quest'anno? Dipende un po' dal contesto della squadra. Adesso che dietro...
c'è uno come Miranda, si potrebbe anche giocare. Il problema è se riescono magari a capirsi, a interagire uno con l'altro, proprio dal punto di vista verbale, no? Miranda c'ha esperienza, c'ha qualità, c'ha possibilità di guidare il compagno molto più giovane davanti, però mi sembra di capire, dalla campagna acquisti fatta, che a Mancini interessi di più determinati tipi di giocatori. Fisicità, perché certo, sì. Io personalmente Medel in mezzo al campo non lo vedrei mai. No. Però può essere Alessandro, che lui non è che ha questi gusti, è che lui dice intanto iniziamo a mettere fisicità questo. E carattere e andiamo in Champions perché, League, perché diciamo l'una vale senza l'altra, l'altra invece l'abbiamo già avuta, c'è una squadra che aveva i giocatori tecnici che però caratterialmente si scioglieva alla prima difficoltà. Adesso è un Inter che invece ha dimostrato che non si scioglie, non gioca benissimo perché non ha giocatori di qualità, però tra le due è come quando si dice preferisci 11 attaccanti o 11 difensori, iniziamo a avere 11 difensori. Io credo si fanno le scelte, tu mi hai fatto una domanda, tu preferisci il giocatore tecnico, ecco, però non so il rapporto lui e il presidente. Se il presidente arriva e gli dice guarda che noi abbiamo fatto determinati o possiamo fare determinati investimenti, però tra virgolette dobbiamo essere quasi certi dei primi tre posti per rientrare negli investimenti fatti, allora a quel punto il mio Corino non gioca mai, perché, perché deve sbagliare per migliorare. E noi sappiamo allora vado che l'Inter sul sicuro, questa cosa qui, vado sul sicuro che è Melo. Questa spada di Damocle ce l'aveva. Però quello che guadagno di qui lo perdo di là. L'anno prossimo siamo ancora punti a capo. Ecco perché si diceva, tra l'altro, Ale, forse Alessandro tu confermare questo da allenatore, da giocatore, tra l'altro che col fosforo che pensavi e come a centrocampo quando giocavi. Io mi ricordo quando ti vedevo nell'Asco, nella Sampdoria, ti ho visto anche giocare in uno stadio, insomma, cioè in diretta, non in televisione. E beh, voglio dire, probabilmente uno come Gnucurì, l'anno venturo, giocando in Champions League, paradossalmente potrebbe invece essere un giocatore tale da poter utilizzare, magari anche da imporsi, perché tu sai che a livello continentale ci sono giocatori anche a 18-20 anni che hanno preso in mano le redini di una squadra. Ma all'estero però, in Italia non c'è nessuno che ha questo coraggio. La stessa però, Juventus che voleva prendere Verratti, si è tirata indietro, Verratti è andato via 10 milioni di euro, non è andato via 50. Certo. Per cui era un intervento, era un investimento che poteva fare Milan, Inter, Juve, a livello di calcio a Roma, italiano, che lo poteva fare qualsiasi. Si è sbagliato. Ed era un giocatore che io l'ho visto una volta sola a Genova, due partite alla fine del campionato, sono andati a vincere col Pescara a Genova e sono andati in Serie A. Lui, Immobile, Insigne, sì, fortissimo. Ho detto, qualsiasi prendete va bene. Va bene. Ci scrivono ancora da casa sul discorso di Mancini e Sarri. Mancini ha fatto male a ripetere le parole di Sarri, dice Roberto. Entrambi guadagnano troppo per l'intelligenza che hanno. Sacchi è un bravo compagno, dice Roberto. Poi ci scrive anche Giorgio Rubini, che domani ritroviamo in trasmissione, però ci anticipa, o meglio, magari domani non torniamo su questo argomento. Sarri, che per difendersi del furbo a Mancini e sostiene che l'esternazione in TV del nostro mister fosse frutto di studiata strategia per destabilizzare l'ambiente del Napoli, è uno scandalo nello scandalo e c'è chi lo difende. Così va l'Italia, amici miei, un caro saluto a tutti, Giorgio. Sì, questa della strategia mediatica ha ragione, ha ragionissimo, è malafede, perché sì. Se uno vede proprio il video di Mancini come l'ha detto, quello è tutto fuorché strategia. No, era incavolato, sì, nero, si vede, era che anche impeto, era proprio anche scosso, sì, tra l'altro, sì, scosso umanamente, è rimasto malissimo. Quindi non era una cosa pensata. Siete d'accordo con il collega Piccinini che dice Enrico, Sarri l'ha fatta grossa ma Mancini doveva accettare le scuse. Sarri ora capirà cosa vuol dire stare sotto i riflettori. Al di là di Mancini che deve accettare le scuse, sei d'accordo che non è la stessa cosa allenare una squadra, primi in classifica, eccetera, come? Eccetera, sì. E quindi quando tu dici magari la frase in Varese Empoli, chi la sapeva? Sì. Qualcuno, no? Chi ha seguito l'Empoli, il Varese, la Serie B, calcio minore, eccetera. Sì. Adesso tutto il mondo potrebbe etichettare Sarri, perché quando fai una gaffe così grande, come è stato per esempio per Tavecchio, che tra l'altro ne ha fatte tante, rischi. E quindi lui dice, ora capirà cosa vuol dire stare sotto i riflettori, magari la prossima volta ci pensa di più. Per questo io ho detto tante volte, ma perché passano inosservate tutte queste parolacce? Ormai lui continua a parlare così e a Napoli gli fanno l'applauso, però in Italia Sarri è ormai il maestro del calcio, qualsiasi cosa dice va bene.
Secondo me questo gli può fare anche bene, perché come adesso no, lui no, ci penserà 70 volte. Secondo la me volta imparerà la lezione, credo, oh no, almeno, me lo auguro per lui, sì. Ti dirò che in questo caso Piccinini, il collega Piccinini, avrebbe potuto dire incredibile, visto che lo dice in ogni frangente, una volta tanto un incredibile ci stava e non l'ha detto. Quindi l'ha diciamo fatta che grossa, non sarei aspettato. L'ha fatta grossa, però incredibile. Ma dipende, dipende un po', se il linguaggio che ha usato è un linguaggio che ha dentro in automatico, presumiamo, no? Di sì, visto che l'ha utilizzato, sì, è probabile, diverse volte, sì, sì. O se ci ha pensato, allora, se ci ha pensato, no, gli è venuto in automatico. Allora in se ci ha pensato non lo fa più, ma se gli viene in automatico temo non e si deve trattenere, se gli viene trattenere in automatico, scusami, se in automatico ti viene impari un errore, uno si deve trattenere di qui ci però, a noi ci insegnavano a contare fino a 10 a 1, esatto, no? Prima pensa poi parla, perché parole poco pensate possono produrre pena, le 11 p. E voglio ricordare agli amici anche napoletani che magari ci staranno vedendo, perché ci sono anche quelli che magari sono interessati, ripetiamo la filastrocca, perché prima pensa poi parla, perché parole poco pensate possono produrre pena, quante cose so, come 11 giocatori in campo, sì, no? Ma al di là della battuta voglio dire una cosa che è tutta napoletana, e Pulcinella, salendo e scendendo dalle scale del tribunale, divenne avvocato, quindi può imparare anche lui a evitare di dire certe cose, così si fa l'allenatore di un top club. Ale, tu lo sai bene perché sei allenatore. Ma no, ma poi l'immagine nel nostro mondo è la cosa vabbè, principale, adesso conta, cioè, conta più di tutto, soprattutto più perché capacità, sì sì, perché siamo esposti sotto a questa... Però detta così, Alessandro, può essere anche un come dire, no, viva l'ipocrisia, perché conta quello che appare, non quello che si è. Invece non, io non la penso così, no, nel senso che, ripeto, secondo me le parole, quando si esprime un concetto in una situazione pubblica, sono importanti. No, poi no, se uno... Ma porca miseria, sono importanti. Le parole sono... cioè, non dico che sono le cose più importanti, però per uno che deve comunicare è la base. Cioè se uno è bravo a giocare a pallone, magari è meno a parlare. E sta zitto, ma basta che fa che così, il tuo mestiere è giocare, gioca bene. Il tuo mestiere è giocare, esatto. Esatto. Ma è un allenatore che deve però comunicare. Però un allenatore non deve avere anche, abbiamo sempre De Mourinho per esempio diceva, abbiamo parlato di Mazzarri per mesi qui a Inter TV, sul fatto che a volte veniva frainteso, sì, luoghi, sì, chi sì, mi diceva Mourinho sa solo di campo, non può essere un grande allenatore. C'è l'aspetto che tu mi insegni degli allenatori che vi anche hanno insegnato, tecnico, fisico, psicologico, ma anche tattico, e quindi le quattro componenti, però conta anche ormai l'aspetto comunicativo, soprattutto, no? Gestionale e comunicativo. Con una squadra credo che il fattore comunicativo è sia fondamentale, uno perché se no come fai a motivare questi ragazzi? Cioè, infatti, ma anche insegnare gli stessi schemi, cioè riuscire a farli entrare nella testa di ogni giocatore, che hanno ognuno proprie caratteristiche, propri modi di approcciare la cosa, quindi l'aspetto comunicativo penso sia il primo da andare a prendere. Ma poi è una roba antica quanto il mondo, Massimiliano, da Quintiliano in avanti, no? Che consigliava che la nutrice che cura i tuoi figli sia dotata di una lingua tale, no? Da abituarli a parlare bene, ecco, questi sono un po' di riferimenti, li sto dando, spero che qualcuno glieli comunichi appunto, sì, al signor Sarri, sì, ribadisco, sì, perché abbiamo assistito a una pagina che è veramente triste assolutamente. Sì. Eh sì, poi addirittura lui a un certo... E comunque è stato giusto rivelarla, altro che è stata altro che finisce negli spogliatoi. No, no, ma che queste forme di omertà, che cosa sono? No, ma poi lui a un certo punto, alla fine della conferenza, visto che ridevano tutti, ha detto, vabbè, allora lui a me è venuto a cercare negli spogliatoi e mi ha detto, vecchio cazzone, quindi che cos'è, discriminazione verso i vecchi? Questa è un aggravante, perché che io, Roberto Mancini, cioè posso immaginarlo, dire una roba del genere, non ci credo nemmeno se me lo giurano in 20 persone, perché non è vero, perché non è il suo modo di fare. Cioè non è mai stato così. Lo sa Ale che ha giocato con lui. Comunque, l'hanno sempre accusato di essere un po' fighetta, come? Cioè dai. Con i signori si nasce, dai. Sì. Cioè dopo quello che io ho detto, uno viene e mi dice così, non vado neanche a sputtanarlo. Cioè... Se è vero che Mancini è andato anche perché così, la parte del torto ce l'hai tu, ce l'hai tu, sta zitto, chiedi scusa, punto e basta. No, però la nei bar si fa così, a chi la spara più grossa. Ma è come i bambini piccoli, esatto, come i bambini che si fanno i dispetti. Sì, sì, ti dato uno schiaffo, ti ridò un altro schiaffo. Allora ci scrivono da casa Gianfranco dall'Inghilterra, che ci aggiorna sui risultati delle partite. E lui dice che si stanno giocando, e giustamente noi non l'abbiamo ricordato perché magari interessano un po' meno in Italia, però le partite FA Cup, quindi se solo Torino sono
ancora 1-1 al decimo del secondo tempo, sì. Lazio Torino e Lazio Juventus sono ancora 0-0 al decimo del secondo tempo, e poi in Inghilterra c'è Leicester Tottenham, una partita di FA Cup, e stavolta a sorpresa vince il Tottenham 0-1. Allora Massimiliano scommette la mela, andiamo a vedere. No, Hoiming Son. Io spero di vedere, spero di vedere di ritorno. Il Liverpool vince 1-0 per gli amanti dei Reds. Con chi? Con Leicester City. Sai che in FA Cup spesso c'è sempre la sorpresa. Le sorprese, poi tra l'altro anche l'Alessandria, questa volta ce l'abbiamo anche noi. Bella sorpresa, attenzione. I grigi sono tornati. Di Angelo Adamo Grebucci. Hanno qualche speranza secondo voi? Cioè voi preferireste innanzitutto Lazio Juventus in semifinale e poi c'è il percorso netto alla Inter, no? Perché l'Inter così ha vinto la Champions League, vincendo con tutti i campioni di tutte le squadre, campioni nei loro paesi. Stavolta l'Inter per vincere la Coppa potrebbe dover vincere con Napoli, Juventus e Milan. Oppure ci potrebbe essere la Lazio in semifinale e l'Alessandria in finale. È la stessa cosa, avete un percorso preferito? Siete di quelli che dicono però vincere la Coppa battendo Napoli, Juve e Milan è più bello? Di quale partito io sei? Io sono uno di quelli che dice che battere Juventus e Milan avrebbe un altro sapore vincere questa Coppa. Indubbiamente. Quindi vuoi la Juve, vuoi? La Lazio, anche se... Quindi vuoi la Juventus? Io vorrei vincere questa Coppa Italia battendo la Juventus e poi in finale il Milan. Tra l'altro perché io credo che l'Alessandria la sua favola l'ha già vissuta, meglio, la sta vivendo, però non credo che tra l'altro possa nessuno l'ha ancora detto. E quindi noi ogni tanto ci riusciamo a essere i primi a dire qualcosa, magari non a dire qualcosa che nessuno ha mai osservato, ma qualcosa che nessuno però l'ha mai, diciamo, osservata come notizia. Allora, se la Juve passa stasera, il 23 febbraio c'è Juventus-Bayern Monaco, il 28 febbraio c'è Juventus-Inter, il 2 e il 3 di marzo ci sarebbe Inter-Juventus semifinale di ritorno di Coppa Italia. È un trittico niente male. Quindi pensa un po' che cosa potrebbe succedere. In tre giorni due Inter-Juventus. Vi piace lo stesso Inter-Juventus? Richiedo a Enrico, che credo che aveva votato Lazio, l'ho già visto da qualche parte. Lazio, io voto Lazio, spero di giocare contro la Lazio in semifinale e poi invece ma di perché giocarmi... speri che la Juve sia eliminata subito o perché hai paura di incontrare la Juve? Perché preferisco che la Juve la si incontri solo in campionato, perché la Juve poi... Due volte all'anno tu dici già sono basta. E non è facile da gestire, da affrontare la Juve. Penso che con la Lazio qualche possibilità in più di andare in finale l'avremo, e poi invece no, me la vorrei giocare col Milan perché sarebbe anche un modo per riuscire a così a riproporre la nostra supremazia cittadina e nello stesso tempo a ribadire insomma che comunque il progetto Inter è più avanti, perché lo è, e soprattutto la società sta lavorando per fare in modo che questi risultati che noi abbiamo come scenario di riferimento si realizzino concretamente. Alessandro, dall'altra parte è una società che è in grossa crisi d'identità, è inutile che la raccontano in altro modo i menestrelli. Io in questi giorni ho citato questa nuova terminologia, olgettini li ho chiamati, nessuno se la prenda, l'olgettina è una zona di Milano, chi conosce Milano lo sa, e olgettini mi piace perché evoca probabilmente persone che parlano non dotate magari di onestà intellettuale, che è la cosa importantissima per chiunque si esprima, perché l'obiettività è difficile, diceva anche Indro Montanelli. L'onestà intellettuale ce lo ricordavano due grandi meridionali, Benedetto Croce e Gaetano Salvemini, è la cosa che conta di più. Beh, cioè, sotto una diversa veste anche un altro grande come Mourinho, la prostituzione. Esatto. Possiamo richiamare anche lui. L'aveva citato, assolutamente, hai ragione. E quindi vedi che si uniscono una serie di soggetti vissuti anche in mondi diversi, ma che ribadiscono la necessità che ci sia una onestà sta di fondo. Siccome se non ci sono aggiornamenti domani non vorrei riparlarne anche nella trasmissione di domani, chiudiamo la vicenda con un pronostico su quello che può succedere. Ripeto che per il regolamento quando c'è la discriminazione sia razziale, sessuale, di nazione eccetera eccetera, si parte dalle 10 giornate di squalifica, si può arrivare ai 4 mesi. Addirittura oggi si parlava di 4 mesi. Esatto, perché si può fare sia il lasso temporale che le giornate di squalifica. Invece se non viene ritenuto appunto tale, ci può essere la multa, ci può essere 1-2 giornate da scontare, per esempio in questo caso anche solo in Coppa Italia, quindi tarallucci e vino, come sarebbe spesso come succede spesso in Italia. Ma se gli avesse detto figlio di cosa, come erano le sanzioni? Visto anche... che era un'offesa alla mamma, che è ancora peggio. Lì il regolamento parla di discriminazione, adesso bisognerebbe andare a vedere.
Questo probabilmente Alessandro, bisogna dirlo, Alessandro, probabilmente non c'è in quell'offesa la discriminazione intesa in senso anche etnico-razziale, di genere, perché il problema è quello, cioè tu stai offendendo un universo, una categoria vera e propria, e non è giusto che accada, perché non è giusto, non va bene. No, no, io credo che per quell'altra fattispecie, utilizzando proprio un termine giuridico, credo che non ci sia assolutamente nessuna sanzione, anche perché penso che in campo ce ne siano tantissime. Ma personalmente sarei più offeso di quello. No, vabbè, comunque l'insulto c'è sempre alla sanzione, se l'arbitro non sente, chiaro, dipende perché chi c'è lo la sente. Bestemmia, però poi... Non c'è quella natura di tipo discriminatorio, no? Cioè nel momento in cui tu dici a uno figlio di puntini puntini, beh, non stai discriminando una categoria, cioè, il problema è che la categoria delle mamme, lì ti riferisci invece a un universo di individui e soprattutto vai a toccare una tematica molto delicata, successi anche casi veramente in un paese che non è che sia proprio all'avanguardia riguarda con la presenza della Chiesa, sai, comunque non è un paese che ha questa grande predisposizione, che come giustamente ricordato tu, proprio in questi giorni e minuti proprio la politica sta lavorando a questo benedetto che sta creando in effetti dei grandi dissapori e delle grandi crepe tra i vari partiti politici, quindi tema freschissimo, tra l'altro un tema divisivo, perché voglio dire, io mi divertivo sempre con la buonanima di una persona che voglio ricordare, il professor Renzo De Canio, grande tifoso dell'Inter, diciamo che era effettivamente intellettuale di spicco della destra bergamasca, ha sempre studiato molto. Enzo glielo dicevo: Enzo, come fai ad essere contro appunto il mondo gay omosessuale? Dio, a Fiume ne avete combinato di ogni, no? Nella famosa Repubblica di Fiume, dove si esercitò anche il pansessualismo. Lo dicevo scherzando, per dire, fa parte degli esseri umani, esiste, c'è sempre stato, ma perché avere questo tipo di atteggiamento discriminatorio? Perché le parole, Alessandro, talvolta sono peggio delle pietre, non come pietre, sono ancora più, diciamo, capaci di ferire le persone rispetto alle pietre, e quindi è chiaro che noi questo non lo possiamo ignorare. Bisogna soppesarle, certo. Esatto. Sì, quindi anche naturalmente nelle infrazioni passibili di espulsione, lo vediamo dal regolamento del gioco del calcio, c'è un calciatore titolare di riserva sostituito, deve essere espulso se commette una delle 7 infrazioni seguenti, anche naturalmente c'è alla numero 6, usa un linguaggio o fa dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi. E quindi in quel caso anche c'è l'espulsione, e quindi poi può essere anche squalificato in quel caso. Poi andiamo a recuperare anche quella, magari se riesco al volo a recuperare anche quella parte del regolamento a cui facevo riferimento. Ritorniamo però anche ai messaggi e WhatsApp, vediamo se ancora su questo tema oppure se ci riportano sulla partita, perché poi dobbiamo tornare anche un attimo a Napoli-Inter, in prospettiva in questo caso Inter-Carpi. C'è chi discrimina Mancini per il ciuffo, sarà invidia? Sulla partita dico solo che abbiamo infranto un altro sogno di triplete. Un saluto a tutti e forza Inter. Simo, che salutiamo. Sì, tripletino, dai, perché non c'è la Champions League, quindi non lo potranno fare, così la chiudiamo, perché se l'avessero fatto avrebbero detto, invece così non lo possono sicuramente fare, abbiamo stroncato questa aspirazione. No, una vittoria importante, a parte adesso al di là di quello che è accaduto con Sarri, anche da quest'ultimo messaggio, comunque una vittoria importante, perché comunque l'Inter viene da una piccolissima, non diciamo crisi, una piccolissima flessione. Quindi secondo me questo risultato può alimentare e può rinvigorire anche il carattere e l'Inter stessa, e magari può anche un po' andare a creare qualche crepa, no? In queste certezze del Napoli, di questa squadra che secondo me ha usato un po' troppo anche ieri con il suo turnover, forse conscia della sua superiorità. D'altronde quello che hanno raccontato, no? Anche sui giornali, nelle TV, li ha messi un po' in una condizione di sentirsi superiori, al di là di ogni rischio. Invece si è visto, e come, che senza un Insigne, che io farei giocare anche Zoppo, perché Insigne in questo momento è straordinario, e con Higuain, che sappiamo cos'è, è chiaro che i risultati non sono stati validi. Dipende un po' anche da come è iniziata la stagione, ma
una volta trovata la formazione, diciamo, ideale, sì, poi ha detto agli altri: voi magari giocate in Coppa Italia, sì, e quindi sì, poi non puoi più tornare indietro. Quello è vero, sì, perché c'è una squadra rispetto, vabbè, all'altra. Però no? Si poteva dire anche lo stesso Alessandro dell'Inter, so, perché magari ieri non ha giocato Carrizo, ha giocato Handanovic proprio, sì, per l'importanza della partita. Anche ha lì, giocato Icardi, no? Piuttosto che anche lì un po' i ruoli erano stati definiti. Secondo te sia Carrizo era il portiere di Coppa Italia, mentre ha giocato Handanovic, come la stessa Juventus. Sì, adesso non ce l'ho sotto mano la formazione, sì, della Juventus che sta giocando, deve giocare Neto, mi sembra, che sta, no, no, però non ha fatto questo ampio turnover, no, come era, no, stato deciso dal, cioè, Napoli. Tu inizi una stagione, tu allenatore, e parli con i tuoi giocatori, magari per, tra virgolette, accontentare tutti, adagio adagio fai delle classifiche, delle graduatorie, e dai delle indicazioni. Certo, però poi le cose penso, cambiano. Prendo ad esempio l'Inter proprio... non è che ne metti tre titolari e basta. Sì, poi l'Inter però, è sempre l'Inter, anche se magari in un momento di difficoltà, anche se domenica non ha, sabato non ha giocato bene, però voglio dire, è sempre una squadra da, sì, rispettare. E quindi... Però per l'importanza della partita, ecco, io mi sarei aspettato un turnover un po' più limitato. Perché sì, poi andando avanti con la competizione cambiano le cose. Io ricordo proprio la Sampdoria, no? Avendo un giocatore nella Coppa Italia in Europa, doveva giocare il secondo portiere, diciamo così, no? Vabbè, poi lasciamo stare in Europa League, che è andata a finire, ormai non è proprio cominciata. Per quanto riguarda la Coppa Italia, con l'arrivo di Montella, è ovvio che poi un allenatore dica anche in Coppa Italia: io rivaluto tutto. Perché? Perché in questo momento di flessione della Sampdoria, quando c'è stata la partita di Coppa Italia, si è affidato ai giocatori più di esperienza, quindi chiaramente non ha rischiato. Quindi ecco che determinate situazioni, determinati contesti, determinate fasi della stagione poi ti possono portare anche a rivalutare quello che è la cosa. Quindi secondo me il Napoli ha sbagliato solamente in questo aspetto, cioè non mi aspettavo un turnover così secondo me anche fa parte, adesso non per accanimento, però è anche un peccato di presunzione, perché Sarri ha visto Atalanta Inter e non so, per esempio, dopo una partita vinta in Europa League lui doveva affrontare l'Inter il lunedì, il 30 novembre, e gli chiesero come avrebbe giocato con l'Inter, ha detto: ah, non lo so, l'Inter non la vedo, devo ancora vederla, adesso ho fame, e quindi dice devo andare a mangiare, e qui fa parte delle, sì, solite uscite così. E alla fine lui ha fatto un errore di presunzione, perché ha detto: Hamsik, Insigne, Higuain, li posso mettere tutti in panchina, poi proprio male che vada li metto dopo, così come ha fatto. E per questo lui era molto nervoso sul rigore, sì, non, sì, rigore, sì, si è arrabbiato molto, perché lui è quello che dice che non è che ogni volta che ti toccano ci deve essere ammonizione, esatto, il fallo, però invece chiedeva il rigore. Per gli altri. Per lui era il calcio, uno sport femminile. E quindi secondo me anche l'ha percepita anche lui questo. Perché uno che giustamente a 56-57 anni diventi allenatore di una squadra dopo che aveva allenato negli ultimi 5 anni fa, dove allenava il Sorrento prima dell'Empoli, sì, no? Sì, era, sì, stato, sì, onerato, sì, 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 e, cioè, e quindi non è facile all'improvviso, perché poi l'ambiente di Napoli, ma anche di Roma, è molto di più rispetto per esempio a Milano e Torino, sì, così. Cioè, lì lui, quando è andato primo in classifica, è il profeta, l'eroe, sì, 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 l'uomo, sì, che ha la bacchetta magica, ha trasformato, sì, il Napoli di Benitez, che non aveva capo né coda, in una squadra che può vincere tutto. Poi, Higuain l'ha toccato Sarri e quindi adesso fa 50 gol. Cioè, capite? Quindi puoi avere un minimo di presunzione. Poi c'è, grazie a Dio, anche qualcuno che si fa intervistare, scrive sui giornali e dice che lui è il profeta del nuovo calcio, che mette davanti a tutto la bellezza del gioco, l'umiltà e compagnia bella, e quindi tu ti convinci di essere l'uomo che inventò il calcio, quando non è così, perché il calcio, tu me l'insegni Alessandro che ci hai giocato veramente, rispetto a me che era una schiappa totale, beh, voglio dire, il calcio è fatto di tante componenti e ci sono tanti modi di vincere una partita, quindi è esagerato pensare di essere l'uomo della provvidenza, vabbè, o l'unto del Signore. Beh, c'è semplicemente, Enrico, c'è semplicemente l'assunto che il gioco del calcio è il gioco di gruppo per antonomasia. Esatto. Allora, quindi, mi interrompo un attimo. Già da questo gazzetta, ti fa pensare da che gazzetta, un individuo non ti può cambiare. Da gazzetta.it, domani poi vediamo la sanzione come finisce. La previsione è che la giustizia sportiva molto probabilmente non riterrà applicabile l'articolo 11,1, quello che dicevamo della discriminazione. Dunque l'allenatore del Napoli non rischia lo stop pesante. Questa
questa è l'interpretazione di Gazzetta.it. E quanto emergerà nella decisione di domani? Molto difficile che il tecnico possa essere quindi punito per discriminazione omofoba. Resta quindi l'offesa generica. Vabbè. E quindi per rispondere anche a Alessandro che diceva l'offesa generica in questo caso, quella anche quanto che dicevi vale? Tu prima. Quanto vale? Vediamo un po'. 150.000 euro di multa. Vediamo. La situazione una disciplinare giornata, di Sarri, l'allenatore del Napoli, che si è rivolto al collega Mancini chiamandolo frocio, quindi in realtà non dovrebbe essere pesante quando sembrava in un primo momento. È probabile che la decisione della giustizia sportiva non qualifichi infatti l'episodio come discriminazione omofoba, ma come un'offesa generica, punibile dunque con una o due giornate di squalifica. Come una bestemmia, una o due giornate di non è tecnicamente impossibile, ma resta l'ipotesi meno probabile però, che al tecnico toscano venga contestato il comportamento discriminatorio e con esso una squalifica che potrebbe arrivare, come avevamo detto prima, a 4 mesi, dalle 10 giornate ai 4 mesi, più una multa dai 10 ai 30.000 euro. C'è un esempio emblematico che spiega l'alta probabilità della prima ipotesi, cioè quella lì di uno o due giornate, come una curva viene chiusa solo quando epiteti razzisti sono rivolti contro giocatori di colore. Così, essendo l'esternazione di Sarri rivolta a Mancini, notoriamente eterosessuale, l'episodio non viene classificato come razzista, ma soltanto offensivo. Notoriamente. Bravi. Questo è da sottolineare. Notoriamente eterosessuale. Quindi, se Mancini facesse coming out, se Mancini facesse coming out, creerebbe quindi. Sì. Un effetto, diciamo, in qualche maniera discriminatorio su tutta la categoria. La categoria, ho capito. Quindi, sarebbe quasi il caso. Sarebbe il caso. Sì. Mancini, pur di averla. Se ci fosse stata la strategia, adesso. Siamo il paese. Pazzesco. Vabbè, ma questo è Gazzetta. Non è mica la legge. La Gazzetta non è che lo scrive. La Gazzetta ricorda come dei precedenti. Dice in curva, se uno dice a un giocatore nero è discriminazione razziale. Se fai o gli dici negro a un bianco non è un'offesa, ma non è discriminazione razziale perché lui è bianco e non è in quel caso è bianco. Se gli dicono bianco, appunto, non è una discriminazione. Cioè, discriminazione nero e discriminazione bianco. Comunque, per concludere, la squalifica. Andiamo in Sudafrica. In Africa dovresti andare a giocare in Africa. Bianco. Lì è il contrario, infatti. Lì sarebbe. Infatti, sarebbe il contrario. Una volta, tra l'altro, Eto'o lo disse. A un giocatore che in quel caso era bianco e non nero, disse non mi ricordo adesso, non voglio dire sporco, quindi bianco, sì, una cosa del genere, quindi porco sfruttatore, al contrario. La squalifica a tempo determinato, sì, che poi non si è capito perché magari cioè, uno è il bianco e il colore bello e il nero è quello da discriminare, cioè, veramente, cioè, tutti i colori sono belli. È la storia che purtroppo è vero, una storia. Scusa, però ma se invece, oggi come oggi se sarebbe di da superare di dargli uno, due o dieci giorni di squalifica. Esatto. Mi fanno pagare una bella percentuale munza. Alta sullo stipendio. O dare una bella cifra. Ma perché non devolve una parte ai circoli gay? Alle associazioni che si occupano di tutelare le persone che sono oggetto di violenza perché gay. Questo dovrebbe queste fare Sarri. Sarebbe un bel atteggiamento. Bravissimo. Da uomo di sinistra. Lanciamolo vero. Noi, per tutti quelli che ci ascoltano. Questo. Lanciamolo noi, allora, questa è la sanzione. Per concludere, la squalifica a tempo determinato, per specificare, andrebbe scontata anche in campionato in Europa League, perché l'UEFA recepisce appunto le sanzioni. Domani ci sarà questa sentenza, il giudice sportivo Tosel potrebbe optare anche per uno stop di 3 o più giornate se valuterà quelle frasi come dichiarazioni lesive, quindi disciplinate dall'articolo 5 delle norme organizzative interne federali e non discriminatorie. Quindi dice c'è anche una via di mezzo, ci sono la semplice offesa, se dice... Ma Tosel... Com'è? Deve interpretare lo Tosel, quindi siamo nelle mani dell'interpretazione di Tosel. Secondo me è assurdo pensare che il linguaggio non ha un significato univoco e quello e basta. Quindi non è una questione... Va interpretato, scusa. Va interpretato, come le norma, la legge. Se per esempio tu leggi, ti dà un senso, se lo senti te ne dà un altro. Allora, però per concludere proprio, c'è anche la sorpresa finale che vi farà... sorridere o arrabbiare. Dai. Per dichiarazioni lesive potrebbe essere, quindi in questo caso, vecchio
come l'abbiamo già detto prima, e non voglio, perché altrimenti questo mi ricorda Sgarbi, no? Capra vale quant'è? Sì. 30.000 euro, l'altro sì. Invece qual era l'accusa, l'epiteto rivolto a lui e valeva di meno, dice bisogna vedere, Capra vale 30.000, quell'altro vale 10.000. Allora, dobbiamo vedere, ho capito, Finocchio rivolto a un gay vale 4 mesi. Finocchio rivolto a un etero vale un'offesa, oppure se, se è una dichiarazione lesiva può valere anche da 3 a 5, quindi la via di mezzo. Per concludere, le dichiarazioni, per dichiarazioni lesive, quindi vecchio Cazzone di Mancini, potrebbe essere squalificato anche Mancini, stando a quanto dichiarato da Sarri, che in conferenza stampa ha detto questo, quindi quelle sono solo dichiarazioni lesive. E quindi in quel caso c'è la squalifica anche, anche per essere Mancini. Oltre il danno anche la beffa. Che sarebbe un'operazione bellissima, perché metterebbe tutti d'accordo. Veramente, il paese delle meraviglie. Pronostico, Enrico, pronostico, come finisce? Pronostico. Domani. Perché tu domani non ci sei, magari ci chiami. Io spero che l'ultima ipotesi, che veramente da paese delle meraviglie, e amico mio, fatti tuoi, dice uno, il senatore Razzi, non si verifichi, cioè almeno ci risparmino il fatto di vedere Mancini squalificato, però non c'è mai da negar nulla. Un altro smacco alla decenza. Esatto, tanto l'indecenza è ormai diventata una costante. Per il resto, credo che probabilmente l'ipotesi di non far rientrare quelle dichiarazioni in quella situazione, in quel caso di specie, che porterebbe Sarri ad avere dai 4 mesi comunque alle 10 giorni di squalifica, diventi molto probabile. Abbiamo solo veramente 5 minuti, sì. Io volevo tornare a Napoli-Inter in prospettiva Carpi, avremo il tempo di farlo domani e dopodomani, sì. Però leggiamo al volo questi messaggi, tra l'altro non l'avevo visto, però ha parlato proprio in questi minuti anche Vittorio Sgarbi, e quindi visto che ha fatto storia allora, sul discorso delle capre che valgono 30.000, dei vari insulti, allora Sgarbi proprio entra nel dettaglio, anche secondo me, però in modo cercando di buttarla tra luce e vino, no? Sì. Non è da lui, anche perché forse lui Non è un grande appassionato di calcio, no, non però me ne vorrà, visto che ci sono quei precedenti, allora sì. Giustamente dice così, io posso dire quello che voglio, sì. E quindi diciamo che la chiudiamo così. Mi sembrano discussioni senza senso, puro vaniloquio. Non se ne può più, ha detto. È ormai un modo di dire, non vedo l'elemento omofobo, cioè Frocio Finocchio. Mi sembra un finto caso, anche se ci fosse del malanimo, non è un insulto, anche perché stiamo parlando di una categoria rispettabilissima. Del resto, cosa ha detto Sarri? E ripete quello che ha detto anche Mancini. Finocchio è una parola tramontata, desueta. Se oggi dico un bambino finocchio, non sa a cosa mi riferisco. Dire Frocio invece a una persona può essere una forma di incazzatura, ma non vedo l'insulto. Vabbè. Anni fa dissi a un gruppo di ragazzi che erano dei, ricorderete, culattoni e raccomandati, ma perché a loro avevo chiesto se avessero fatto il servizio militare e mi risposero di no, era un modo di dire, non un insulto. E anche adesso tendo ad escludere che sia un insulto quello di Sarri a Mancini. Cioè Sgarbi fa pro domo sua, come al solito, e quindi per giustificare quello che lui ha detto vuole dire allora... Ma Sgarbi... Sgarbi è entrato, Sgarbi è una parola desueta, no, Finocchio. Ma poi Sgarbi è da ascoltare quando parla d'arte, perché effettivamente è straordinario. Un grandissimo divulgatore d'arte, scrive benissimo d'arte. Il calcio e le altre cose non le conosco. Allora, ultimi messaggi, velocissimi. Allora, partiamo da Roberto che dice: non confondete il reato con il peccato, lo dicono sempre radicali. Sì, assolutamente, ma infatti non stiamo confondendo, no. Proprio peccato da parte mia, insomma, mi sembra un po' difficile. Allora, ultimissimi messaggi su WhatsApp, allora partiamo da l'aggiornamento dei risultati, perché ce lo scrivono, quindi lo lascio per ultimo. Partiamo da ciao interisti, mi chiedo come abbiamo fatto a perdere con la Lazio, vedendo la partita crescono i rimpianti, Enrico, e quindi vi fa presagire già chi ha segnato, e infatti ci scrivono anche il risultato dal Messico, Lillo, che dice ha segnato la Juventus, e quindi sarà contento chi vuole vedere Inter-Juventus in semifinale. Ancora su Mancini invece l'ha fatto perché a 30 secondi dalla fine della partita ti piantano il microfono sotto il naso, e anche lui è un uomo, d'accordo con voi sulla spontaneità. E quindi credo che possiamo chiuderla così. Poi domani, ripeto, diremo la sanzione basta, perché è già un giovedì e ci sarà innanzitutto lo speciale mercato, a cui dedicheremo dalle 22.30 alle 24.00
tutte le notizie su Guarin, che si dice ancora aspetta il rilancio dello Zenit, però dovrebbe andare in Cina anche lui come Luis Adriano per rendersi conto. Diciamo che, come ultimissime notizie, sia l'Inter che Guarin chiedono garanzie. Naturalmente garanzie bancarie, perché non è che si può fare una trattativa alla Mr. B e dire sì, stiamo raccogliendo i soldi, poi vediamo. No, non so bene come funzioni. In Italia il mercato, tu fai, fai il contratto, vai in Lega, poi ci pensa la Lega a far girare i soldi. Sì. No, lì come funziona? C'è un organo a cui la società cinese dà i soldi e questi li dà all'Inter in questo caso, o al Milan o a chi per esso? Questo arrivano direttamente dalla società cinese. È un mercato e un mondo così lontano che forse ancora non abbiamo, se così non, chiaro se non c'è sicurezza, te li promettono, sì. Poi non te li danno. No, penso che c'è comunque intermedi l'organismo italiano, probabilmente. Credo che c'è qualcosa che vada certo a creare il trade union tra le due. Comunque è questa la discriminante, confermato da diverse fonti di informazione. Stanno chiedendo le garanzie solide e serie, vengono definite, quindi come minimo quello, anche perché l'abbiamo detto più volte, se Guarin va, rinuncia a 4 milioni e mezzo circa dell'Inter in un anno e mezzo per andare ad accettare 30 milioni in 4 anni in Cina più 5 milioni di buono entrata. E quindi? Quindi pensate un po'. È un affare per Guarin, dai. È un affare. Auguriamoci che si realizzi. Non credo che si realizzi. Vedremo. Perché? Sono troppi soldi. Ma non è detto, è in quei tu nel senso hai dei dubbi che loro possono veramente spenderli questo cifre. Momento in cui anche l'economia cinese infatti sta crollando, però una stagnazione. Però chi è arrivato al posto di Lippi prende 10 milioni di euro all'anno. L'importante che li prenda, non che abbia fatto un contratto, mi risulta ogni tanto che non pagano. Ecco. Ma l'abbiamo visto. Morto, ricordiamoci in Russia anche Capello ha dovuto anche lui soffrire per avere i suoi soldi. Anche la Russia promette e offre grandi capitali. Cioè, mentre da noi, se uno viene qui e firma un contratto, il nero è un altro discorso. Un contratto, società, gli fa l'avvertenza, paga la federazione. Siamo in chiusura, mi dispiace di aver parlato per troppo tempo di questo, anche perché c'era mister Alessandro Scanziani e di solito riusciamo a parlare amabilmente molto di più di tattica. Allora proprio in chiusura gli chiedo un pronostico, visto che non ci vedremo prima, per Intercarpi. Secondo te confermerà il 4-2-3-1 Mancini, visto che diciamo a Napoli si è visto qualcosa di buono, cioè gli alci trequartisti e i due mediani con Dobby anche lì è la sua vera posizione, o secondo te non ha ancora deciso il mercato influirà sulla strada che intraprenderà l'Inter, cioè il rinforzo dove arriva? Può anche darsi, perché se arriva Eder, per dire, che lo vede bene frizzante nei due tre allenamenti che può fare, può fare una scelta in più, anche se presumibilmente parte con quelli che conosce bene e poi eventualmente strada facendo all'occorrenza può inserire qualche nuovo acquisto. E il problema non lo so, perché vai a Napoli e giochi più di rimessa, arriva il Carpi, è lui che gioca di rimessa su di te, è lui che sta tutto chiuso nella sua 30 e lo sta facendo metri, bene ultimamente, e poi riparte con le due o tre punte che sono velocissime, Bacogu, e quindi quindi tutto può succedere. Ricordando che la Juve ha segnato, siamo negli ultimi minuti, quindi si va verso un Inter-Juventus. Ci lasciamo con questa fotografia alla faccia di chi ha detto che c'erano stati i pugni, le risse, gli occhi neri. Qui vedete Felipe Melo, Icardi e Jovetic. Tanti, e non ne parlano più, perché l'Italia è il paese in cui si parla quando il fatto succede, perché c'è il clamore e poi tutti dimenticano. Hanno detto vedrete, Mancini non lo farà giocare mai più Jovetic. Due partite consecutive, Felipe Melo non lo può vedere Icardi, il brasiliano contro l'argentino. Si è richiamato per tanti giorni sfruttando le vacanze di Natale. Invece loro, con questo abbraccio, ma anche con il sorriso a fine partita, Icardi capitano, ha dimostrato di essere anche un buon capitano, festeggiando, ma anche durante la partita, nessun muso lungo per la panchina. Quindi ci lasciamo con queste immagini di festa, perché ricordiamo, vincere a Napoli non è mai facile. Icardi il primo che va ad abbracciare Jovetic. Grazie a Massimiliano Marino. Grazie a te Michele, grazie a tutti i nostri amici nerazzurri. A mister Alessandro Scanziani. Grazie e buonanotte. A Enrico Giangreco. Grazie a tutti e buonanotte. A Silvana Regia, a chi ci ha scritto, a chi ci ha chiamato, a chi ci ha seguito. Ricordo domani l'appuntamento anche con il calciomercato, quindi esploreremo fino a mezzanotte. Rimanete con noi con Obiettivo Inter, intertv.it, la prima web tv degli interisti. Ciao da Michele Borrelli e sempre Forza Inter. Ciao.